Ecco la trama, ecco il disegno del mondo che comincia a formarsi. Mi sento vecchio, molto più di quanto la mia età non dica. Sento nel profondo delle ossa tutta la fatica dell'attesa. È cominciato tutto così, con quelle rune che hanno divinato un presagio oscuro. E in quel momento la corda del tempo, sottoposta a una tensione insopportabile, inimmaginabile, lì si è spezzata e ho sentito la frustata che ha dato inizio a tutto. È incorniciato dentro una runa dalle gelide linee, gelide come il presagio di Litra, il primo tassello di quel disegno che aspettavo e che cercavo, incomincia a intravedersi, piccoli sprazzi. La lunga e spessa pennellata rossa di Thorfinn sullo sfondo dei bianchi domini, di un rosso acceso come il sangue che ha versato per proteggerci, e come la sua giovane e spensierata irruenza. Quel delicato tratto di Igrith, oro giallo e oro nero strettamente intrecciati, che si inseguono mentre lei cerca di capire chi è. Le sottili linee dello spartito di Corrigan che con la sua musica segue tutto il nostro percorso, una nota dietro l'altra. E poi il grigio della nebbia, il nero della notte, quell'ombra che aleggia su di loro, quell'ombra che è la mia ombra, ma che non mi appartiene più di quanto non mi appartengano i soli e che sembra avere intenzioni proprie, motivazioni proprie. È il nero della mia anima che non desidero che si liberi. Mi sono visto dentro l'ombra, come un viandante logoro e disperso. Mi sono visto nel tempo oltre questo tempo. Ho visto i volti nel nero vuoto della mia anima e vorrei parlarne. Ma con chi? Con chi potrei parlarne? Non voglio levare a Thorfinn la sua aria scanzonata e allegra. Non voglio caricare Igrith anche del mio fardello, oltre a quello che già deve sopportare. Forse Corrigan, ma Corrigan sente la musica, può forse intuire il disegno che vedo, ma sarebbe come spiegare un colore a un cieco. Corrigan sente e vede la musica, ma io e lui vediamo due cose diverse. Io non vedo il colore della sua musica e lui non sente il suono del grande disegno. Non ora, non così. Sento gli spiriti intorno a me. Li sento intorno a me e dentro le ossa del mondo. E su tutto questo si stende la mia ombra. No, non è ancora giunto il momento di spiegare ciò che io stesso comincio appena a intravedere. Verrà il giorno, arriverà il momento in cui Thorfinn lascerà pennellate di tutte le sfumature del rosso. Arriverà il momento in cui i colori dell'oro di Igrith splenderanno abbaglianti. Verrà il giorno in cui il disegno e lo spartito del mondo saranno una cosa sola e si riveleranno nella loro grandezza. Non ancora, non adesso, non è ancora il momento.
E ci siamo, raga. Si era spaccato tutto. Molto bene. Ciao. Ciao, 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 ciao. Bene, buonasera ragazzi. Buonasera. Oddio, è morto Scusate il Rambe. ritardo. Oggi abbiamo anche la starmi che era E sullo non lo sfondo. trovo. Come è morto Rambe? Stasera manca tutto, raga. Ma aspetta un attimo. Se manca Avete di nuovo Rambe, Sande? come facciamo quando E si non lo era detta la so, prima cazzata? in qualche Ho modo la fa. maglietta! Ah, c'è Depp almeno. Però Ok. metto su questo, insomma. In qualche modo si farà. Ancora Cioè. Madonna. Bene. Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati in maniera un po' brusca, perché la vecchiezza e la stanchezza ha preso il sopravvento su tutti e quindi abbiamo deciso. Il coglione mi Già con il un dedo. miracolo che siamo arrivati a mezzanotte È l'altra stato volta, veramente guarda. un momento duro. Anche Un molto momento anche un po' basso, basso, ok. diciamo così. E siamo Ma ci siamo esattamente nel ripresi. momento in cui Ullalà aveva preso il nettare dalla pianta nella fiala. Avevate sconfitto ovviamente la pianta da cui sta colando questa linfa densa, bianca, e siete appunto davanti a questo grano selvaggio che giace morto ai vostri piedi e adesso avete l'opportunità di vederlo da vicino. E io lo vedo da vicino. Diamo un'occhiata anche per Sì. sapere un attimo cosa. No, Io perché però. va lasciato crescere, parte va lasciato crescere fino al terzo stadio, se non erro. Aspetta, aspetta, aspetta. No. Prima di fare qualunque forma di studio e metterci lì, capire cos'è questa bestia, pianta, vogliamo essere sicuri che nelle fondamenta non ci siano, stanno provando altri semi. Ah, ecco, in effetti può essere una buona idea, però così a occhio Penso che ce ne saremmo immagino che accorti. sarebbero usciti più o meno tutti insieme. Però Nulla. Siamo facciamo un sicuro conto. adesso? Crescono con lo Beh, stesso sì, tempo queste ricordatevi che piante? queste sono piante, per così dire, in realtà sono mostri, quindi la loro crescita non è dovuta. Ma scusa, viene da pensare che ci sono qualche sorta di intelligenza maligna in queste piante. Se come se fosse nascosta, no? Per spuntare. Hanno i loro istinti Hanno degli istinti primordiali, abbastanza forti, non. effettivamente. Sono più animali che piante. Sì, Forse più infatti l'ho mostri che detto, animali. hanno. Di certo non perseguono la quieta vita di un albero, un abete o qualsiasi cosa. Quindi sì. Sono più mostri che. Allora, Vabbè. Master, abbiamo in chat un nuovo utente che ci chiede un rapido riassunto degli eventi. Che dici, lo facciamo al volo? È La impazzito. risata di Amorta. No, era la risposta alla richiesta di Era il riassunto fattucchiere degli della nostra campagna questo. eventi. Allora, effettivamente è tanto che giochiamo. Effettivamente un buon riassunto delle puntate precedenti ci sta. Allora, per farla breve, siamo in questa landa ghiacciata, in questa landa piena di neve, sconfinate distese bianche, appunto chiamati domini bianchi, che tantissimo tempo addietro, si parla di millenni prima, erano dominati da colossali creature alte chilometri e chilometri, e convivevano in maniera non del tutto pacifica, anzi, non pacifica, con quelli che sono stati chiamati poi i minuscoli, che sono tutti i nostri amici che giocano, e quindi Vainamoinen e tutta la gente varia. Queste persone, i minuscoli, hanno ereditato la terra, questa landa, o comunque questo sconfinato mondo, dopo che i colossi hanno
hanno gettato via il loro dono dell'immortalità perché avevano a cuore soltanto la guerra e l'aggressività uno con l'altro. Per qualche strana ragione, il loro dono dell'immortalità è scomparso e il loro desiderio di fare guerra invece no. E quindi si sono estinti, si sono uccisi uno con l'altro fino a che non è rimasto neanche uno. Sono passati appunto i millenni e letteralmente sulle ceneri dei loro cadaveri, sulle loro ossa, è cresciuta una nuova civiltà. Chiaramente quella che si conosce è quella dei domini bianchi, dove tutti loro si avvicendano. I domini bianchi sono appunto questi. La nostra avventura si svolge all'inizio, o almeno per questa prima parte, a Pietraspada, una cittadina di frontiera costituita da un migliaio di anime, 1500 anime, dove si cerca di andare avanti con tutti gli espedienti del caso, quindi la caccia, le miniere a sud e soprattutto quelli dove siamo arrivati in questo momento è il momento topico della raccolta del grano selvaggio, che sono queste piante mostro in grado di fornire una grande quantità di nutrienti proprio perché sono a crescita rapidissima, non hanno bisogno di tutte le cure che normalmente hanno bisogno le piante tradizionali e quindi si organizza questa raccolta in maniera da poter far mangiare tutti quanti per tutto l'inverno successivo. I nostri amici ne hanno fatto di tutti i colori nel frattempo, tra cui andare a nord in una battuta di caccia, trovare una piccola bambola che parla e li guida nel loro cammino nel diventare eroi, la nostra piccola Bemara, Esatto, che è diventata la la nostra mascotte del gruppo. mascotte. Insieme a essere una guida, è un po' particolare il Esatto. suo ruolo. E sia una guida, sia una maestra, una compagna, un'amica. E adesso il nostro gruppo di amici si trova nella brutta situazione di vedere le scorte di grano selvaggio, beh, le scorte delle sementi di grano selvaggio, bruciate da un gruppo di cui ancora non si conoscono le motivazioni. Chiamati i Lupi di Fuoco, che ha mandato una spedizione di incursori a bruciare quello che vedete qui, il quadrato verde, la casa di Ulla, dove erano conservate tutte le sementi di grano selvaggio. Da circa 300-200 semi che c'erano, ne sono rimasti soltanto 20, lasciando Pietraspada in una grave crisi. Una potenziale Una potenziale carestia in carestia. arrivo per l'inverno successivo. Adesso i nostri amici stavano andando a casa di Ulla, anzi stavano continuando la costruzione di una palizzata per organizzare una crescita massiva delle piante, quando Usando anche, diciamo, la terra che abbiamo recuperato nella nostra avventura a nord. In un bosco protetto da una guardiana, un'antica entità millenaria che protegge la natura e che ci ha donato, per il rispetto che abbiamo mostrato nei confronti del suo santuario, questa terra particolarmente fertile, una terra così ghiacciata. Esatto. Nonché un giardino bellissimo. Sì, una specie di labirinto fatato nel mezzo della neve più brulla e desolata. Queste, le siepi di Alevrin. Questo strano luogo in cui l'antico li ha accolti e ha donato loro la terra fertile dove far crescere il grano selvaggio, ma che di cui ancora loro non conoscono i pieni poteri. E adesso siamo qui. Hanno trovato questo esemplare di grano selvaggio sfuggito al controllo, che si sono dovuti trovare ad affrontare impreparati. E niente, adesso stanno cercando di venirne a capo. Una volta che Ulla ha
tranquillizzato sulla presenza di sul fatto che sia difficile che c'è pure. Io mi tranquillizzo, mi lascio un attimo, mi tranquillizzo, metto via le bacchette, il tamburo, perché non siamo più in battaglia, e mi avvicino al corpo della creatura per sentire e capire se dentro di essa batte un cuore, visto che della nostra natura ibrida di queste creature, piante e mostri, se c'è qualche suono che arriva, che si sta spegnendo. Posi una mano sulla corteccia sfibrata del mostro. Più che sentire un cuore, senti ancora la sua linfa che scorre all'interno del corpo, come se ancora la sua vita non si fosse del tutto spenta. Sembra essere... Faccio un cenno ai Grit per mettere anche lì la mano a sentire quello che sto sentendo io. Sentite la stessa cosa. È molto... è molto evidente la cosa, è molto... si sente piano piano questo scorrere e appunto immaginatevi questa sostanza bianca che continua a fluire fuori dalle ferite della corteccia, e piano piano va a spegnersi. Vedete la pianta che ha un tremito, come se effettivamente sia l'ultimo tremito della sua vita, e poi effettivamente si spegne molle a terra con le fauci deragliate. Una vita per dare la vita. È la prima volta che mi trovo miete nel grano selvaggio. Non pensavo sarebbe stato così. Così come? Sai, è diverso da cacciare un animale. C'è qualcosa di più primitivo e antico in queste piante. Non lo so, è solo forse un'impressione. Tieni conto che di solito viene raccolto in condizioni decisamente più controllate. Sì, e infatti è come se adesso l'avessimo affrontato allo stato brada, no? Forse era tantissimo tempo che nessuno lo faceva. A me c'è invece il lampante che ti colpisce per il semplice fatto che di solito quando andiamo a caccia noi non vediamo nascere e crescere coloro che cacciamo, ma noi l'abbiamo vista, l'abbiamo piantata, noi l'abbiamo vista crescere e noi l'abbiamo uccisa, mi pare ovvio. Lo sai che forse questo strano Thorfinn di oggi non ha tutti i torti? Non mi dispiace tanto, hai ragione, lo sai, l'abbiamo vista crescere. Tecnicamente no, ma va bene. Non vi affezionate troppo a queste bestie, non... Che... No, non ho nessuna intenzione. A me sembrano strani i discorsi che fate, perché... No. È banalmente il ciclo della vita, alla fine. Sì, sì, avete ragione. In fondo non è niente di diverso da quello che facciamo quasi ogni giorno. Solo per un momento mi ha dato da pensare, tutto qua. Venite, guardate. È strano solo perché non è il genere di cose a cui siamo abituati. Di certo non fermerò la mia mazza la prossima volta, eh? Non credi. Comunque vedete Ulla che tira fuori dalla sua cintura un coltellaccio di lungo circa un braccio e comincia a sezionare la pianta. Vedete che gli tira una coltellata abbastanza precisa dove c'è questa bulbosità centrale e comincia ad aprirlo, ad aprirla in due. Vedete che all'interno di questa bulbosità ci sono tipo delle vescicole che sembrano essere molto carnose, molto appunto molto sugose, per così dire, un po' come se fossero delle ciliegie, ecco. E quindi niente, lei comincia a fare tutto il lavoro. Se volete stare lì a guardarla, lei comunque si prende tutto il tempo per macellare la pianta. Sì, io una cosa mi chiedo: quelle ciliegie, quelle sorte di ciliegie lì, che immagino non sappiate, no, ok, che è per descriverle a voi. Possono, ecco. Sì, si possono mangiare. Lei annuisce, se glielo chiede, lei annuisce. No, Deb, tu se fai una prova di natura, provare. Tu sai rispondere a quelle cose che ti dice lui.
Cioè, nel senso, sei tu che le rispondi al posto di me. Sì, perché una sta lavorando e io ti do i grid. Posso finire sbagliato. Pare un po' brutto di stile. Ah, comunque io aiuto Ulla. E magari sarebbe il caso che qualcuno di voi, mentre io e Ulla facciamo qui, andasse a controllare se effettivamente ci sono altre di queste, altro di questo grano. Ma è davvero difficile che abbia attecchito, però io, se qualcuno di voi vuole venire, un giro me lo faccio. Diamo un'occhiata. Thorfinn? Thorfinn? Che tedio, preferisco rimanere qua con le signore. Ovunque tu sia, Thorfinn, spero che tu torna molto presto. Mi fa incazzare quasi di più adesso che prima. Anzi, sono indeciso. Dico Vanamon. Sono indeciso se mi faceva incazzare di più prima o adesso. In effetti è una dura lotta. Però non vivo con l'ascia. Sembra nulla senza. La povera Beren che è rimasta buttata su una poltrona in casa mia, tra l'altro. In casa mia, l'ha lasciata in casa mia. Casa tua, è vero. L'ha lasciata in casa tua. Sì, no, è che sembra che proprio gli manchi, abbia come se fosse tipo mezzo nudo. Non ricordo di averlo mai visto senza. Però sì, senza vestiti. La cosa è preoccupante. Senza vestiti sì, ma senza ascia no. Ok, ditemi cosa fate. Niente, io e Corrigan controlliamo se ci sono residui, se ha attecchito qualcos'altro. Percezione. Cose del genere. Percepisco. Aspetta che mi trovo e percepisco. Percepire, che non mi ricordo più il bonus, scusate, più 5. Cazzo ordi. Beh, io faccio uguale sti cazzo. Allora. Ah, perfetto. Sì, c'è. Girate intorno alla casa, perché diciamo che è l'unico posto che realmente ha una rilevanza di tipo da indagare, ecco. Allora, arrivati al punto dove siete, vedete che c'è un altro posto della terra che è un po' franabile, cioè è un po' fragile, come se ci fosse un buco dietro, che però non c'è. E diamo un'occhiata, direi. Un sussurro? Sì, ma perché... No. Sentiamo un sussurro. A Deb ho detto tira natura, ma l'ho detto solo a lei per non dare. È andata in panico. Perfetto. Deb, tira natura. Bene, l'hai fatto. Ok, grazie. Ok. Diamo un'occhiata. Sì, direi di scavare. Scavare, controllare se non è rimasto qualche altro seme, anche se ripeto, mi sembra strano perché idealmente saranno caduti tutti insieme. A meno che non abbiano leggere differenze nei tempi di crescita. Può darsi, però. Ecco, sai che ti dico? Tammo un instrument di un banjo, una sitar per scavare. Ti appare una pala con quattro corde. Sì, dai, lo trovi. Se ora ti voglio vedere. Se ti guardi in giro da qualche parte, una pala la trovi, ok. Era solo molto, molto divertente utilizzare. In realtà tu puoi creare qualsiasi strumento, cioè nel senso è un piccone con le corde. Non serve a niente, però è una chitarra, quindi. Vai. Pala e dai due o tre colpi di badile, l'ingresso frana verso il basso, tanto abbastanza da poterci entrare dentro.
entrare dentro il buco. E quello che ma non sentito, avete sentito niente, ero io che... Ma no, raga. Non era un sussurro, non avete sentito un sussurro? No. Scusa. Non ho mai sentito un sussurro. Allora non ho capito un cazzo, scusa. No, capito non un ti cazzo. Preoccupare, fai finta di niente. Trollatina, scusate. Comunque, avete sfondato un po' il buco e c'è il posto per passare. E non avete sentito niente, soprattutto. Esatto. Ci si vede dentro. Nel senso, luce. Bel sasso. Luce. Anzi, scusami, non luce. Infatti era quello che volevo fare. E avanzano dentro il buco. Ancora allora, meglio. Il buco è abbastanza ripido. Cioè, va giù circa un 3 metri, più o meno. In modo molto ripido. Una discesa forse al 45%. Ah. Ok. Vi sale. Quindi corrigando avanti, io vi sale un odore tipo. Avete presente i fichi marci? Sì, ho presente. È quell'odore pungente, presente. Quasi. Che ti dà quella. Ah. Mamma mia, si è andato a male. Qualcosa di vegetale, fortunatamente, perché sennò puzzerebbe molto di più. Sì. Fortunatamente, sei sicuro? Beh, mamma mia. Ah, se è andato a male magari è morto? Non lo so. Le luci cosa mostrano più avanti? Le faccio avanzare fin dove riesco. Si vede un substrato verdognolo a terra alla fine della discesa. Ok. Io per ogni evenienza comunque mi tiro luce, così almeno ce l'abbiamo anche qui. Mm. Prima di andare in allarme e di pensare chissà che cosa, provo a usare una scintilla su quella su quell'ammasso. Così a occhio non credo infatti che non, prenderà infatti fuoco, non prende fuoco, secco. Sembra bagnato. Questo tunnel però di certo non l'abbiamo scavato noi. Sembra essere stato scavato da qualche creatura. Tirate dungeoneering o engineering anche. Ora pretendi troppo. Pretendi troppo. No, ce l'ho e dovrei avere anche entrambe. Addirittura. Sì. Ecco io. Tanto queste dungeon. Se c'ho engineering ti tiro anche engineering no. È uguale, io lo dico in engineering. Guarda, l'ha detto anche no. Troppo. Ok, ti accorgi che ci sono segni di graffi sulla terra circostante il buco che sono molto freschi. Cioè la terra è proprio chiaramente smossa da poco. Potrebbe essere un tentativo di uscire di quella pianta che avete ucciso. Sì. Però quell'ammasso lì putrescente in fondo non è che mi piaccia poi così tanto, vai, no, sai? Sì, ora stavo pensando se fosse il caso di dargli fuoco, però non credo che sia esattamente l'idea migliore del mondo. E qual è meglio? Se vuoi chiamare gli altri, se no continuiamo a proseguire. Se in effetti si tratta di un passaggio che ha scavato la pianta. Sì, finiamo il giro. Però poi diamoci un'occhiata. Io, c'è un modo tipo per segnare la posizione di qualcosa, no? Vorrei concentrarmi sulla proposizione, cercando un punto di riferimento per capire se quando finiamo il giro si è mosso. Ok. Fai un tiro intelligenza. È fermo. Cosa che ho di intelligenza? 10. Un bel di 20 secco. E c'era Torpin. Bam. Allora, la prima cosa che noti è che alcuni dei... ci sono... vedi un dettaglio. È come se fosse una radicetta, tipo delle dimensioni di un mignolo più o meno, che ha una pulsazione, come se dentro fosse scorsa della linfa improvvisamente.
e sai esattamente il punto in cui l'hai vista, quindi l'hai memorizzato. Vai là, è vivo. Viva quella porta. Hai visto la? Guarda, guarda là. Sì. Vedo. Io il problema di stanarla col fuoco, sai qual è? Che siamo sotto la casa di Ulla. È esattamente per quello che volevo evitare. Siamo in mezzo al villaggio, è troppo pericoloso. Considerate che voi l'ombra che vedete, sì, cioè nel senso l'antro che vedete sotto non è piccolo. Cioè, aspetta. Allora cioè, sarà il caso di... Non è piccino, cioè stimate, vedete il buio oltre... Okay, anche perché adesso se Thorfinn sente puzza di dungeon... Ma sì, beh, magari va a prendere l'arcia. Va a prendere l'ascia, magari è un modo per farlo rinsavire un po'. Sì, no, comunque andiamo a chiamarli, perché se effettivamente c'è qualcosa di vivo... Vabbè, è grossa quella caverna, è una caverna. È appunto. La classica scena del sasso che precipita verso il basso, con la luce... Pochi secondi. Cioè, butti il sasso, rotola per un paio di secondi. Cercando di catturarti un paio di secondi e poi si ferma al bordo della di quella strana massa che vedete che appena tocca il sasso, appena tocca la massa si ritira. Ok, sì, è decisamente il caso di chiamare gli altri. Come piace. Perfetto. E andiamo a chiamare gli altri. Voi vedete quelle righe nere che ho fatto, vero? Ecco, quello è l'ingresso. Sì. Più o meno. No, sì, okay, sì, te l'ho detto. Cioè, avete scavato ed è franato tutto ed è abbastanza grosso per passarci. Avevo capito che fosse franato verso il basso. Sì, no, anche si, si è proprio aperta una voragine, praticamente. Cioè, come se sotto non ci fosse niente. Ok, Ulla, nessun allarme. Ma ci potrebbe essere aperto una voragine sotto casa tua. Ah. Cioè tipo proprio sotto, per tutti gli anni. E per abbastanza tutti gli recente antichi, ma... E pensare che pensavo di avere la più bella casa del paese, invece era mamma mia. Allora, la lupi di fuoco pagheranno per quello che hanno fatto, ma questo non c'entra niente con i lupi di fuoco. C'è una sorta di caverna sotterranea. Quanto tempo che c'è questa casa? Io la ricordo questa la casa è una delle prime che sono state costruite nel villaggio. Quindi è più vecchia di me. C'ha 30 anni. Di più, perché era bambino mio padre, mi raccontava. Anzi, non lo so fino a quando torna indietro. Pietraspada ha un sacco di anni, ha un sacco di decenni alle spalle. Non è certo un insediamento nuovo. Chissà da quanto tempo nessuno si era accorto che quella casa, la tua casa, è costruita sopra una caverna. Cosa che potrebbe anche rivelarsi utile. È pericolosa però, con la velocità con quale franata. Andiamo a bonificare. Ma possibile non ci sia nessuno che lo ricordi? Cioè... Magari non l'hanno mai scoperta. Cosa? Magari non l'hanno mai scoperta. Thorfinn, c'è l'ingresso di una caverna sotterranea con una potenzialmente dei mostri all'interno da cacciare via. Che tedio, quanti ho usato la mia magia per voi oggi. Quindi non hai intenzione di fare altro? Beh. Comprendo che il villaggio ha bisogno. Aspetta, lo guardo un attimo perplesso, poi cambio strategia. Lo so bene che le asce sono oggetti inanimati, quindi non possono provare sentimenti, però anche negli oggetti risiede un'anima, secondo taluni, non trovi? E se anche se non fosse così, tu ti potresti correre il rischio di lasciare Beryn sola se avesse un'anima all'interno quell'ascia. Aspetta. Questi fosse l'incarnazione di uno dei tuoi antenati. Appena ti nominano l'ascia,
Thorfinn, di fianco a te vedi un uomo, tra l'altro di corporatura effettivamente molto imponente, con i capelli bianchi lunghi praticamente fino al ginocchio, tutti intrecciati. Vedi che non ha gli occhi, nel senso non che ce li abbia anche o ciechi, proprio sono sigillati, sono cuciti con dei punti a X, è abbastanza orribile. È completamente a petto nudo, con un kilt anche quello lungo fino alle ginocchia, e osserva Vainamoinen e Corrigan. Dovresti andare a prendere il mio bastone, ragazzo. Voi non lo vedete, lo vede soltanto Thorfinn. Ah, ok. Vedete Thorfinn con lo sguardo fisso nel vuoto, e ad un certo punto ti dice: signori, temo che qualcuno di veramente grosso ce l'abbia con voi. Thorfinn. Ah. Chi? È un altro delle tue vezzi strani? Credo. Cosa stai guardando? Al momento. E mi allontano tipo molto lentamente tenendo lo sguardo fisso. Io guardo nella direzione dove sta guardando e ovviamente non vedendo appena un cazzo sono appena così, batti le palpebre che ti stai allontanando, sbatti con la schiena contro qualcosa e vedete, cioè voi vedete Thorfinn che tipo rimbalza contro qualcosa, ma non c'è niente dietro di lui. Ma devi andare a prendere la tua arma, Thorfinn. Quell'arma vai è da barbaro. L'arma. Non possiamo rimanere senza. Ma Thorfinn, ma con chi parli? Scusi. Thorfinn, ma stai bene? Secondo me i colpi di ieri gli hanno lasciato ancora degli stracci. Oppure sta facendo il protagonista. Sta inventando quelle storie. Senti, io vado lì. Tira, cioè, nel senso, tirami quando lo vedo sbattere. Corrigan. Ho insultato qualche spirito. Aspetta. Un di 20 più 7 detto. Cecità. Onesto. Onestissimo. Beh, magari è in 30. Ma 20 naturale. Ah già, ok, allora. Posso. Senti un potentissimo pugno di forza che ti colpisce perfettamente in pieno petto. In qualche modo riesci a stare in piedi, ma sai che ti avrebbe sbalzato indietro di parecchi metri. Oh, ma che succede? Gioca, gioca. Oh. Corrigan, che hai? Che è successo? Non è decisamente niente di inventato da Thorfinn. Vai a prendere la tua arma, Thorfinn. Non puoi lasciarci senza controllo. Io mi allontano tenendo lo sguardo basso. Ma non capisco. Non c'è nessun collegamento tra queste cose. Probabilmente ci dovrebbe essere un'arma barbarica. Non capisco proprio. Non capisco. Possibile, non ha senso alcuno. Vedete che lui sta borbottando qualcosa, ma sembra abbastanza. Sì, no, io sono diviso fra Corrigan e Thorfinn, perché c'è Corrigan che gli è successo qualcosa, Thorfinn che sembra leggermente fuori di sé. Vai, no. Sto cercando di capire. Ti prendo un attimo il braccio, ancora assimando dalla botta di prima. C'è qualcosa di molto grosso e molto potente qui vicino a noi. Temo che c'entri con quel ragazzo. Quando Thorfinn si allontana, io vado. Ciao. Ok. Quindi. Vai Deborah, sì, vai. Sì, Deborah, vai. Vai Deborah.
nel senso, vado con lui e gli metto una mano sulla spalla e gli faccio: oh, che succede? Beh, cara Hagrid, tutto ciò non ha senso. L'hai visto, no? Non ha senso. Ma non ha senso cosa? Parla, non ha senso cosa? Ah, su via, eravamo lì a uccidere le piante, arrivano quei due e ci narrano di questa caverna strana. E tutto un tratto compare questo gigantesco uomo erboruto, comparso non so tramite quale strana magia, stranamente va al di fuori della mia comprensione, e mi chiede di prendere il suo bastone. Dopo mi chiede di prendere la sua ascia, ma tra le due cose non c'è alcun collegamento, sono entrambe due armi barbariche. So dove poter trovare l'ascia, ma non so dove poter trovare il bastone. Non capisco. Bastone? Non ha senso, vero? Non c'è alcun collegamento. L'ascia sì, ma il bastone... Boh. Andiamo a tipo dei tic nervosi, di nuovo tipo tutto meccanico. Non capisco, no? Coraggio, andiamo a prendere quest'ascia. Ah, perfetto. Andiamo. Dov'è la casa di fuori? Sì, ma... Giusto, andiamo. Sì, ma stai tranquillo, cioè mi sembra agitato. A parte sono agitato anch'io, però. Ma scusa, non l'hai visto? Cioè, lui non ti vedeva perché avrebbe... Non ho visto niente. L'hai toccato in qualche modo. Non ho visto niente. Ho visto. Ti avevo detto che andavo verso. Quando Thorfinn ci chiacchierava, andavo verso. Boh, verso la cosa dove okay, chiacchierava. Ma però. Non l'hai fermato con le mani o comunque qualcosa del genere? Ok. No. State continuando. Vabbè, andiamo. Camminare. Arrivate finalmente alla casa di. Alla casa di Corrigan. Mannaggia, non abbiamo le chiavi. Spondiamo la non porta. Penso che esistano concetti come le no, chiavi infatti. A pietra spada. Vabbè, dobbiamo laggiù, no? Vabbè, spalanco vedete la porta, che, entro. Vedete la che chiudi e la butti. Beryn è piantata nel pavimento. È piantata di lama nel pavimento. Non l'avevi lasciata così. Decisamente no, non avrei la forza attualmente, mi pare ovvio. Provo a prenderla, appena a sollevarla dal pavimento, cerchi di prenderla, attaccarla. Sembra che ci sia intorno una specie di campo di forza che non te la fa toccare. È come se, avete presente quando avvicini due magneti della stessa polarità che non si riescono? Hai quella sensazione lì, non riesci neanche a toccarla. Più che altro quando avvicini la mano senti che è così carica di potere che... quasi ti brucia, ti pizzica la mano come se avessi preso un colpo forte. Ah, Thorfinn, ma che cazzo succede? Ah, non lo chiederemo. Attualmente tutto ciò va fuori da ogni logica. Allora, adesso te la faccio vedere io la logica. Gli prendo la mano e gliela metto a forza sull'ascia. La sua mano penetra quel campo di forza che sembrava avvolgere l'ascia. L'ascia comincia a tremare di potere. Si stacca come se fosse molto più leggera del normale dal terreno e riesce a sollevarla. Cioè, non era così pesante, cioè, non è mai stata così leggera, te la ricordi? Improvvisamente la lama dell'ascia si spacca in due per il senso dello spessore, come se la lama si stesse ripiegando su se stessa come un foglio di carta. Lo stesso bastone che regge la lama sembra cambiare, sembra brillare di potere. Dopo pochi secondi di incertezza e strane scariche di potere, sembra rilucere di una strana, di uno strano lucore spettrale, e dopo che il lucore si è tolto, si è svanito, al posto dell'ascia c'è quest'arma che è una specie di bastone
sormontato da una lama tutta intarsiata di strani simboli e rune. Fico! E la senti tua, così come sentivi tua la l'ascia. Cioè non ti è estranea. Io sono a bocca aperta. Io ancora più di te. Io non ho capito. Finalmente personalmente non l'ho capita. Vedete, adesso è il tizio con gli occhi sigillati e adesso anche te, anche Ygritte lo vede. Sta davanti a voi e sorride con questi denti marci e sembra effettivamente parecchio, sembra malvagio, cioè sembra proprio uno di quei tipici, di quelle tipiche figure che si raccontano nelle storie di questi maghi malvagi. Domanda. Sì. Domanda, io attualmente sì, sono certo. Ancora in Archmage sì, sì. O sono in... Ok. Quest'arma barbarica è forse poca. Non è barbarica. È un'arma per un tempo più civilizzato. Che significa? Dovrete scoprirlo, non sarò certo io a insegnarvi a usare le mie armi. Cuccioli. Ma chi sei, scusa? Scompare. Che Barry in realtà è l'arma di un colosso che si è tipo ristretta nei secoli o nei millenni. Thorfinn. Che flash. Che pensi di fare? È una cosa che io non ho mai visto, non mi spiego nemmeno. Ho bisogno di consultare gli altri. Allora, adesso quello che ti è successo la stessa mattina, cioè che nel momento in cui hai cercato di entrare in sintonia con il tuo spirito del campione e non sei riuscito perché non riuscivi a trovarlo tra gli spiriti, era come se vedessi una moltitudine di facce, una moltitudine di esseri, tanti di questi mai visti, non riuscivi a raggiungerlo, a entrarci in sintonia così facilmente come hai sempre fatto. Il primo che sei riuscito ad afferrare, a toccare, era proprio questo tizio. Però in quel momento non ti sembrava così strano, così innaturalmente malvagio come ti è sembrato adesso. E ti sei sentito ovviamente scombussolato, confuso da tutta questa cosa. E adesso che hai in mano quest'arma, che in realtà è Benin stessa, cioè era uguale a prima, perché adesso è sempre lei, cioè la sua energia senti sempre la stessa, però in qualche modo adesso quello spirito che questa mattina hai afferrato e che ti ha confuso così tanto sembra essere in sintonia con te, sembri averlo dominato in qualche modo, però nello stesso tempo hai la chiara e netta sensazione che gli altri spiriti che hai scacciato, che hai cercato di non toccare la mattina stessa, siano ora diventati più difficili da raggiungere, e nel tempo stesso il campione che hai sempre trovato facile da mettere in sintonia con te adesso è tornato vicino alla tua, al tuo sentire, vicino alle tue vibrazioni, quindi sei più calmo, sei più tranquillo adesso rispetto a prima, anche se quello che hai visto comunque è strano e inquietante abbastanza. Ragazzi, ho appena avuto un flash. È una cosa assurda, ma è un metagioco in realtà. Del fatto che in realtà non sono gli avi di Thorfinn, gli spiriti, sono spiriti dei colossi. Potrebbero. La butto lì, detta proprio buttata là. Chissà, vedremo. Vedremo.
Va bene, andiamo dagli altri, diciamoglielo quello che è successo. Trovo assolutamente inevitabile che Nash si trasformi in una cazzo di spada. In realtà è tipo sembra più una specie di alabarda adesso, cioè come dimensioni, come insomma, come te la spiego, come si chiamano il ratio, come si dice? Il rapporto tra le lunghezze del bastone e le proporzioni della lama lo fanno assomigliare più a una alabarda, una lancia o qualcosa del genere. Allora, sì. Comportata, insomma. È lunga circa 2,5 metri, quindi è un'arma comportata. Cioè, allora, meccanicamente che cos'è? Lascia Beryn, diventa un'altra arma quando cambi lo spirito, cioè quando ti allinei all'Archmage diventa un'altra arma, che è questa. Quando invece ti attuni al campione, diventa l'ascia a cui sei abituato, ok? Questo bastone funge da bastone magico, per adesso però è vuoto, ok? Piacerebbe... Cioè non senti nessun potere, però capisci che è un bastone magico, non è un'arma da mischia. Anche se in realtà, per come sono le regole dei bastoni, anche avesse potere non lo può ricaricare per molto tempo. Bene, capito. Allora torniamo dagli altri con adesso un nuovo bastone. Thorfinn? Nel frattempo che avranno fatto tutta questa, sì, sì, questa scena, noi che non ci aspettiamo nulla di, sì, no, di che, no. Io ho portato Ulla avanti al buco e ho, insomma, gli ho chiesto cosa cavolo è quella roba, se aveva mai sentito degli strani rumori in casa sotto il pavimento, se aveva idea che ci potesse essere qualcosa, se riconosce questo odore. Insomma, tu faccio queste domande, dico, se davvero forse è il caso di andare a capire se non ci sono ancora dei mostri sotto il villaggio. In realtà non è mai uscito niente da sotto casa, quindi voglio dire, se c'è qualcosa eri sempre rimasto lì e... È arrivato adesso, oppure è arrivato adesso. Sei sicura di non aver mai sentito rumori da sotto casa tua? Sì, mentre sì, dormivi, magari di notte. Sì, sì. Ma guarda che... non so neanche di che strana bestia si parli, cioè si tratti, perché avete detto che si muove? E guarda, prima vedi quella specie di, non so se è una vena o non ho capito neanche se è un animale, una pianta, non è chiaro, si è mossa prima, non sono sicuro. Da qui è un po' improbabile riuscire a capire, però potrebbe benissimo essere una pianta di qualche tipo. Che in questa casa ci sono sempre stati figli di botanici e alchimisti, quindi tu immagina un seme scivolato tra le assi di legno di questa casa magari decenni fa, è cresciuto. È quello che infatti mi penso che sia successo. Tutto sta a capire un seme di cosa. Tanto finché non arrivano. Vabbè, fai che arriviamo. Cioè, ci trovate che allora lì, diciamo che la scena che avete vissuto con lo spirito dagli occhi sigillati è durata poco, nel senso, non è che è durata ore, quindi siete tornati e siete di nuovo tutti insieme e tutti vedono che Thorfinn impugna questo strano bastone lamato. Thorfinn? Non eri andato a prendere la tua ascia? Sì, effettivamente adesso ho una spiegazione logica a tutto. Ce la potresti fornire visto che non hai l'ascia che eri andato a prendere? E quella cosa che hai in mano così decorata non è un'ascia? Un'ascia? Corri. Perché ce l'ha? Ma se lo lasciate parlare. Lasciavo dare la loro fiata alla bocca. Comunque sia, e quando siamo andati a recuperare l'ascia a casa di Corrigan, l'abbiamo trovata occupata da uno strano tizio, dagli occhi sigillati. Ed era lo stesso tizio di cui l'aveva avvisato prima.
che noi non abbiamo assolutamente visto. No, il Grit l'ha visto. No, io l'ho sentito. Ho sentito la sua carezza. No, effettivamente l'ho visto e non mi è piaciuto per niente. Come l'ha fatto? Era un tizio alquanto inquietante, aveva i capelli lunghi fino alle ginocchia, gli occhi sfillati e i denti marci. Forse è lo spirito di un morto. Ah, no, sicuramente. Non lo so. Non è lo probabilmente so. Morto in condizioni non piacevoli. Magari è il tuo antenato, Thorfinn. Ah, non ho alcuna idea, potrebbe anche essere un grande guerriero morto nel passato, ma questo non mi interessa. Beh, se ti ha chiesto di andare a prendere la tua ascia, insomma. Beh, vi dirò, ha detto che era la sua ascia e il suo bastone. Questo è il suo bastone, a quanto pare. Thorfinn, è quello che ti dicevo prima. Le armi non è che sono nostre, sono in prestito. Le armi con un nome, come Beri. Quando gli dai il nome, prendono un pezzo di anima. Quindi mi stai dicendo che l'anima di Beryn mi ha parlato? Io penso che Beryn sia il tramite fra te e gli spiriti dei tuoi antenati. In realtà le dinamiche esatte di questa faccenda non sono neanche chiare a me. Però è semplicemente una storia che ho sentito questa. Però da qui a dire se è vera, ce ne passa di molto. Potresti fare una ballata. Beh, comunque è una cosa che secondo me andrà approfondita. Io ripeto, quella figura che ho visto non mi è piaciuta per niente. Ma è incuriosito. Non mi ha trasmesso delle belle sensazioni. Se avremo occasione di vederla, ne riparleremo. Io sinceramente, al di là di la vostra descrizione, non avendole neanche incontrata o vista personalmente, sinceramente non possiamo farci molto. Però io credi, una cosa, credi che anche vedendola l'avresti riconosciuta? Io penso proprio di no. Io una cosa ve la posso dire, però la stessa identica vibrazione nell'aria che sentivo provenire da Perin la sento provenire adesso da quel bastone. È un occhio, è un orecchio, scusate, come il mio, magari quella può sembrare anche una musica, come la vibrazione di una lama molto lontana. La stessa identica. Il fatto che abbia cambiato forma non implica che non sia comunque Beryn. Ciao. E per adesso, cui, a forza di far filosofia, rischiamo che ci... Non siamo pronti a scendere giù e calcici per freddire i muscoli. Ah già, c'è una voragine qui sotto. Quella lì sotto, quella lì è una pianta ed è viva. E non sappiamo se è pericolosa o meno. Non sappiamo neanche quanto è viva. Solo che si è mossa. Questo è certo. Vediamo. E più avanti c'è una caverna abbastanza grossa. Ah. Signori, vi chiederei per cortesia, oggi sono successi abbastanza avvenimenti per il mio povero cuore, pensiamo almeno domani. Non ho capito. Sai, se avessi la capacità dell'ascia Beryn originale, non avresti di questi problemi. Non ho capito. Ha finito l'incantesimi. Ah, ok, non avevo sentito. Scusate, non avevo sentito. Beh, comunque Ulla vi guarda e dice: beh, insomma, è stato lì sotto per chissà quanto tempo. Cioè, a giudicare. Sì, copriamolo e riempiamolo di rocce molto pesanti. In maniera tale che se non esce, guardate, è fermo. Io ci metterei comunque una copertura di massi, assi di legno, un paio di rocce. Vabbè, andate a recuperare il materiale. Andate a recuperare il materiale necessario e tappate i due buchi che ci sono. Tanto c'è la costruzione della palizzata, qui è piena di materiale, esatto, di costruzione, no? Sì. Ma in ogni caso ci sarà sempre qualcosa a disposizione perché per le riparazioni varie. Bene. Cioè, nel senso, io mi aspetto che in qualche modo
No, 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 dico, nel senso, avanti. Se andate avanti, nel senso, se continuate a la giornata come previsto, quindi tornare al lavoro e tutto quanto, sì, non succede nient'altro. Ah, il gigante è andato. Prima però che di andare via, anche se non la giochiamo, io vorrei passare la serata a chiacchierare con lui, a farci raccontare la storia. Il concetto è che sostanzialmente ogni momento libero, io sto assorbendo come una spugna tutte le storie che racconta. Cioè, noi, la collana. Molto, tipo, racconta ancora. Sì, sì, ti dà la collana e tutto quanto. Insomma, tutto quello che avete bisogno di fare, che mi avete detto, succede, non è un problema. Va bene. Ed è il giorno. Bemara, che ne pensa di questa cosa che è successa con... Era con te, hai cazzo, è vero che era con te. Non era con me? No, era con... sì, era con lui. Però non lo so. Vabbè, magari è andata di là, infatti. Se la interpella, lei comunque sta spesso silenziosa, non interviene quasi mai. Cioè, lei osserva, se ha qualcosa da dire lo dice, se no sta in silenzio. In questo caso, visto che l'avete interpellata, penso che l'anima che corre nelle armi che si trasformano in questo modo sia molto più antica e potente di quello che possiamo pensare. Quindi c'è più significato in questa trasformazione che in una semplice apparizione o in una qualsiasi coincidenza. Tutto quello che è successo doveva succedere, è destino, e probabilmente Thorfinn lo sta percorrendo ed è soltanto il secondo scalino di tanti. Ma secondo te sarà in grado? Deve, perché l'ho visto abbastanza scosso. Deve essere in grado, non c'è... o ce la fai o soccombi, non esiste una via di mezzo. Ma suppongo che sia così. Purtroppo però, è una logica crudele, mi rendo conto, ma è la verità della vita. O si fa o non si fa, non c'è una via di mezzo. Fare o non fare, non c'è provare. Va bene. Non hai altre risposte da darmi? Che risposte vuoi? Posso farti delle... Se vuoi posso farti delle domande. Fammele. Stasera sono in buona. Pensi di aver interiorizzato quello che vuol dire uccidere una preda? Che intendi per preda? No, intendi un animale? Cosa intendo? Le prede per te non sono più... non sono più dei normali esseri umani. Non lo so. In realtà non lo so. Non lo sai perché non lo vuoi sapere? E in realtà lo sai o perché ancora non hai deciso? Guarda che uccidere le altri esseri viventi, perché dobbiamo comunque difenderci, non è un peccato, non ci rende per forza delle persone malvagie. No, ma è difficile. Cioè, vedere la vita che va via da una persona è difficile, per mano mia, poi è una cosa che mi ha fatto, non pensavo mi facesse questo effetto. Che tipo di effetto? Non lo so, mi sono sentita sporca. Per esserti difesa? Non è così semplice, non saprei spiegarlo nemmeno io. È stata difesa, sì, lo dovevo fare, altrimenti forse sarei morta io, forse sarebbe morto Thorfinn, forse Corrigan, non lo so.
ma è stato comunque difficile. A voi non vi fa effetto? Tutti noi abbiamo avuto a che fare con la prima volta. Questa è stata la tua, non è facile per nessuno. E per te com'è stato? Magari te lo racconto un'altra volta. Corrigan, tu e la prossima volta. Ti ricordi l'altra sera al focolare? Sappi solo che non avrei fatto mai qualcosa del genere se non per difendere una persona a me cara. E quello che hai fatto tu ieri è la stessa cosa. Lo so. Penso che passerà. Anzi, addirittura, pensa, se quegli uomini avessero avuto completamente successo, adesso non avremmo neanche queste piante. Avremmo solamente un lungo inverno e la prospettiva di dover andare via per sopravvivere. Di campare di stenti nella neve. Quell'uomo, quello stava facendo. A te, a me, a Thorfinn, alla Vaina e a tutto questo villaggio. Va bene. Starò meglio, no? Certo. Però non devi mica dimenticare. Non ti sto dicendo che non conta niente, che è giustificato solamente perché era una persona malvagia o perché aveva avuto degli ordini che avrebbero messo in pericolo il villaggio. Non devi mai dimenticare che aver tolto una vita. Ogni volta che togli una vita, togli un accordo alla musica del mondo. Però a volte è inevitabile. A volte semplicemente non è scelta, esatto. Grazie. Grazie per le vostre parole. E niente, mi metto un po' per conto mio. E io a sto punto, dopo aver lavorato la palizzata tutto il giorno, le chiacchiere, quello che è successo, serata okay. Con il gigante, poi nanna. Beh, direi. Ok, tutti a posto? Next? Next. Mattina, allora, di fronte mattina al buco di re. Vedete, siete tutti insieme un'altra volta, come di consueto, e vedete che Thorfinn riesce a officiare quella specie di rito che fa tutte le mattine in maniera molto più serena, molto più tranquilla, e vedete che non è più turbato, non è più confuso. In questo momento pare che gli spiriti che lo aiutano siano calmi. Quindi Thorfinn, hai un'elaborazione sul significato che ha togliere una vita? Come, scusa? Perfetto. No, aspetta. Ma dai. Scusa, Andrew, ma era bellissima. Questa domanda gliel'hai fatta prima del rituale o in mezzo al rituale? O dopo? No, quando tu hai raccontato che la mattina ci trovavamo a colazione, ancora non siete andati, cioè è proprio appena svegli. Io in realtà non l'ho detto per trollarlo, per infastidirlo. Io, ricordando ancora il Thorfinn del giorno prima e ancora pensieroso dalle domande di Grit, mi chiedo: hai pensato anche tu cosa vuol dire togliere una vita? E lui ha risposto: cosa? E allora naturale. Ma a posto, cioè. No, era per dire che se ancora non aveva ancora scelto lo spirito, cambiava rispetto ad averlo già scelto. Questo era. Certo, l'ho fatto dopo. Quindi, la descrizione. Quindi già dopo la scelta di Thorfinn. Thorfinn, cosa hai scelto? Per così? Perfetto. Champion. Allora, in campo. La cosa che strana che vedete è che quando vi svegliate la mattina, avete di nuovo dormito tutti insieme, Beryn non è più né ascia né bastone. È un bastone che sembra un pezzo di legno marcio, tipo, non ha nessuna forma. Quando lui sceglie lo spirito, vedete il bastone che prende la forma dell'ascia e si trasforma e diventa effettivamente l'ascia. È come se l'oggetto avesse
fosse polimorfico, per così dire. Posseduto sì. dallo spirito anche lui. Sostanzialmente. Che figata, l'anima di Beryl. Nota per il DM. Un giorno mi piacerebbe conoscere da Beryl l'anima della che c'è dentro quell'arma. Però la devo rollare io, scusatemi. Ovviamente. Invitiamo gli antenati di Thorfinn a un Bene. Pranzo, cioè. Vabbè, avete fatto tutto quello che dovete fare, insomma. Thorfinn è tornato il Thorfinn di sempre. E siete davanti alla al bus. Beh, cosa stiamo aspettando? Andiamo. Finalmente. Ti viene da piangere. Sono, in realtà mi era mancato davvero. E boh, devo sgranchirmi le ossa. Mi sembra tipo una settimana che non agito un po' le braccia. Veramente è passata una giornata. Ne erano passati 4 da Arcimago, se ti ricordi. Sicuro? Mi sembra passato 4 giorni. Avuto un time skip di 3 giorni anche. Chiedo scusa, è vero. Comunque, io faccio una singola nota tipo e compare nell'aria davanti al buco una croma solida, fisica, fatta di forza. Dopodiché avevo già pronta una corda, la leggo alla nota sospesa in aria, tiro forte e dico: possiamo andare. Tiene concentrazione. Va bene. Così. No. Non devi no, farlo tu. Corrigan, ma oggi sei te a sentirti male. No, perché spiegatemi. No, è l'incantesimo che ho lanciato. È concentrazione. Per qua è l'ho rollato. No, va benissimo. Lo farò veramente. Eh? Lo farò veramente una volta lì, credo. Vabbè. Niente, leggo la corda. Ora possiamo. Che andare. Cazzo sta succedendo? Aspetta. Ora voglio andare. Andiamo. Non vedevo l'ora di usare questo incantesimo. È troppo scenico. Dove cazzo è? È troppo scemo. Possiamo piantare un paletto. Vabbè, ma così è più figo. Anzi, così è più figo. Ok, regà, è finita. Ci caliamo. Vi calate, effettivamente. Mi sembra che vi caliate oggi. Sì, abbastanza. Direi che l'ordine di discesa dovrebbe essere Thorfinn. Possiamo anche scegliere diversamente. Tanto va Thorfinn davanti lo stesso. Appunto. E Thorfinn, notate che stavolta non è neanche senza armatura, ma c'ha più armatura dei soliti giorni. Ma hai messo l'armatura di piastre che abbiamo trovato? Quella completa, sì, quella che abbiamo trovato. Ah, e questa. Vedo che hai messo l'armatura dell'uomo che ci ha attaccato l'altro giorno. Ti piace? Beh, non è quello che mi riferivo. Mi riferivo al fatto che quell'uomo, gli dico sottovoce, tanto turbato tua sorella, la sua morte. Che ci possiamo fare? Una vita se ne va, una vita arriva. Su via! L'importante è agitare l'ascia. Thorfinn, l'armatura la senti particolarmente vuota? Cioè... Che senso gli oggetti tu li hai sempre percepiti con una certa storia, anima, nel senso toccandoli... ti danno una sensazione di familiarità, nel senso un coltello è un coltello perché nella tua testa vengono fuori le idee di taglia la carne, serve a fare certi lavori, cioè è una cosa un po' più profonda, no, dell'associazione di idee. In questo caso l'armatura non ti dà alcuna sensazione, è bianca, ed è una cosa che un po' quando l'hai messa addosso ti ha un po' infastidito. Adesso la sensazione è passata, però... Ah, comunque, mi sono ricordato adesso, mi ha detto questa armatura qua l'avevamo trovata al loot con gli scheletri.
è l'armatura completa, perfetta che avevamo trovata. Ah, è quella lì. Ah, è quella del morto. Non è ah, perché l'armatura di quello lì. Hai ragione, allora c'è una cosa che vorrei fare. Siccome l'armatura che sto indossando io è quella che abbiamo trovato sulla che aveva l'uomo che Ygritte ha ucciso. Ok. Ce l'ho io. Quella di lamellare. Ah, sì, giusto, è vero. È vero. Allora vorrei cercare di nasconderla durante la notte, cambiarla, perché non vorrei mettere a disagio Ygritte. Modificarne, chiedo magari a un fabbro. Vabbè, la ripersonalizzo, cioè, per personalizzarla, mettendoci un bel simbolo musicale sopra. Ok. Sì, vabbè, non serve neanche che tiri o chissà. Sì. Allora quella che tu, non ti dico quello che ho detto, ma ti dico, hai messo l'armatura che apparteneva allo spirito che ha rapito Bemara. E invece che dirti di non far pigliare male i Grit, lo stai attento che magari Bemara potrebbe risentirsi. Ma sì, le lavo via i brutti ricordi, Sofia, non essere così. Sempre a rompere le scatole, Corgan. Sempre a romperle, mamma mia. Ogni cosa è sempre da ridire. Piuttosto, dammi un consiglio utile su che simbolo mettere su questa armatura. Ah, ma è ovvio, un'ascia. Ma non è la tua armatura, ho detto la mia. Un'ascia musicale. Un'ascia musicale. Cioè, un'ascia che ci sia qualche differenza. Chitarra, che termina con una bellissima chiave di violino al posto della lama. Vabbè, no, aspettate un attimo. Lo sai che questa non è una cattiva idea? No. Non è una cattiva idea. Lo so, non è una cattiva idea, io non ho una cattiva idea. Bene, ma... E comunque, esiste questa roba qui. Guarda, se ci credi, ho tirato fuori la stessa identica cosa. L'ascia di Gene Simmons, per forza. Quindi da ora in poi Corrigan è uno membro dei Kiss. Perfetto. Oddio. Vabbè, dai, a parte gli scherzi. Ma che poi dovrebbe dare Elga questa avventura? Cosa? Avevo in mente di invitare Elga, sto dicendo ai miei compagni, in questa avventura. Vorrei mostrarle che cosa vuol dire. Non credo che gli sia permesso. Non sapete ancora neanche se è già sveglio. Un giorno la sua redenzione avrà una come dire, sarà fatta in pratica. Adesso è ancora presto. Scusate. No, comunque se vuoi provare, prova a chiedere alla Yal. Scusa. Voi vi siete disinteressati di Elga perché non mi avete più chiesto niente? No, io in realtà volevo, però non mi sembrava il caso perché facevo altro. Ma io sono proprio disinteressato invece al momento, è presto, deve passare un po' di tempo. Per me la Jarl sta provvedendo. No, sai quando ce la portiamo con noi Thorfinn? Quando ci sarà la mietitura. Lì viene con noi. Ah certo, e tu? Esattamente quello che ha portato, cioè ha combinato. Molto probabilmente. Quando tornerò su l'andrò a incontrare. Ma credo che verrò con te. Sei geloso? Non ci distraiamo da quello che Ulla non c'è, cioè siete soltanto voi. Potrebbe esserci. Potrebbe esserci sì, qualunque certo. Cosa di sotto. E qualunque cosa ci sia, la dividiamo a metà. Mettetevi i token. Sì, dipende. Sì. Oddio. Mi chiedo supporto, ti metto io. No, sono capace, E dati precedenti, Andrea, l'ho già fatto. Tutto l'ordine dei turni, facciamo. Sì, okay. Dati precedenti, appunto. Comunque vi stavo dicendo, vi siete disinteressati a Elga. Nel senso che non avete più chiesto. Dopo la notte in cui lei è svenuta, non mi avete più chiesto niente. Ok. No. Non era fra le mie preoccupazioni principali, onestamente. Quindi. In realtà, dopo quello che è successo, dopo quella specie di possessione con Thorfinn, insomma. Cos'è, morta e viva. Non mi avete chiesto più niente.
Beh, ho dato scontato che se fosse morta ce l'avresti detto. Esatto. Quindi è viva e sta lì chiusa da qualche parte. Ce ne preoccuperemo dopo. Andremo a trovarla dopo, dai, andiamo, dritti per dritti. Ok. Ho voglia di picchiare oggi. Ok, io mi tiro luce perché fa sempre bello. Allora, notate che quando Vainamoinen lancia l'incantesimo, in realtà il suo incantesimo non emette più luce. La sfera luminosa che dovrebbe essere promanare la luce, in realtà proietta una luce buia. Delinea i contorni, delinea i colori, ma non illumina. Ci vedete perfettamente, cioè fa lo stesso effetto della luce, ma non è luminosa. Bella luce di merda, Vaina. Porto le mie luci danzanti in avanti per farle esplorare qualunque cosa ci sia davanti e le muovo col pensiero. Ok. Oddio, che cos'è questa cosa? Vedete che sul fondo della caverna, in realtà vedete sopra di voi a circa 3 metri, vedete il pavimento di legno della casa di Ulla. Sul fondo c'è questo strano substrato di sembra muschio, sembra neanche muschio, perché il muschio è tutto fatto da piccoli elementi. Questo è tutta una superficie tutta intera e soprattutto c'è un odore nauseabondo di marcio. Ma è gigantesca questa cosa, si perde, non riesco neanche a capire dove finisce. Ma è, cioè, è roba che si vede, che oppure è la prima volta che vediamo una cosa del genere, cioè tra l'altro con questo odore qua. Intanto tiratemi natura, vediamo se la identificate. Ah, perché c'è anche la possibilità che la identifichiamo? No, nel senso, cioè pensavo, cioè, un tiro di base, difficile, ma è possibile che, cioè fosse una cosa con tipo, no, io no. Ah, io devo prendere una cosa, scusate. È una di quelle cose che è caduta, ha subito tutte le mutazioni, in più gli sono stati versati addosso qualsiasi tipo di scarico dei liquami, le tartarughe ninja sono. Esatto, cioè sì. No, non avete idea di cosa sia. Comunque vedete che la superficie di questa strana cosa, perché non riuscite neanche a capire se è una pianta in realtà, è tutta avvenata di queste strane radicette che ogni tanto, ogni qualche secondo, vedete un globo di un turgidume di liquido che ci passa dentro. Ok, avete idea di cosa sia quella cosa? No, non ho la più pallida idea. Vai a sapere. Una cosa del genere. La taglio? Aspetta! Non lo so. Quanto è grossa? Quelle luci danzanti le voglio portare. Le luci hanno raggio medio. Raggio medio vuol dire? Vedo dove sono, le posso. 100 feet. 100 feet? Sì. No, 120 è raggio lungo, eh. No, quello no. Sono 400. Quelli sono 400. Parlate in feet? Sì. Ok. Sono 30 metri comunque. No, ok, sì. Cioè, immagino la scena. Piano piano le luci danzanti che girano tutto attorno alle pareti della caverna per tracciare nella penombra una mappa di questa gigantesca creatura. Ripetimi quanti feet. Okay. 130 per 130. La precisione. La faccio girare tutto attorno alla caverna. L'avete vista, vero? Quanto è gigantesca. Qui c'è un'altra discesa. Dove? Che prova oltre. Grazie, andiamo, ragazzi. Ti sei inoltrato sulla pianta? Detto,
Ok, allora considera che la pianta ha, è tipo spessa una ventina di centimetri da terra. Fa una specie di letto, uno scalino, una cosa del genere. Appena ci metti sul piede, hai fa un orribile rumore bagnato, così. Come se avessi pestato qualcosa di intriso d'acqua. E vedi che si ritrae da sotto il tuo piede. In realtà si ritrae così velocemente da sotto il tuo piede che quasi cadi, però vabbè, chiaramente rimani in piedi. Riusciamo a oltrepassare questa caverna senza toccarla? Vediamo, sembra vedete che non questo gradino di pianta aderisce alla parete. Cioè è come se avesse delle ventose attaccate al muro, attaccate alla parete. Si riesce a passare in dei buchi nel terreno dove non sembra coprire tutto. È proprio Sofia, facciamola ritirare e tiro un calcio al gradino che c'era di fronte a me, se ne formato. Fa un altro rumore bagnato, si ritrae. Vedete, facile. Ok, va bene. Credo che basti camminare. Passiamo. Basta camminare, Torfi, dai. Dai, calcione. Tirate percezione. Qui. Vabbè, però di quelli belli, ragazzi. Vainamoinen. E anche Arild. Vedi Arild che si gira di colpo a ringhiare verso qualcosa. E Vainamoinen in quale direzione? Di qua. E Vainamoinen lo vedi lì. Chiaramente. Esatto. Vedi che dal fondo di questo strano tappeto fungoso, vedi che esce una mano che si tira su dal tappeto, come se l'avesse fatto passare. Esce fuori una testa e metà corpo. Urlo. Distinto parte la mia canzone. Distinto parte la mia carica. Vedete che non si è mosso, è rimasto soltanto a metà, non è uscito. No, è rimasto a metà non corpo. È uscito. Ok. Ed è questa specie. Ok, la testa sembra un corpo deteriorato, marcio. Vi ricorda tanto quel corpo che c'era nel labirinto di Siepi? Sì, ci stavo giusto pensando. Ok. Che cosa fate qui? Proviamo. Vedete che tra l'altro ha la testa a ciondoloni, non vi sta guardando, le corde vocali suonano male, quindi molto probabilmente non è il vero il cadavere che sta parlando. Sì, è il modo di comunicare della pianta, credo. Siamo venuti ad assicurarci che qualunque cosa tu sia, non sia un pericolo per il nostro villaggio. Fatto del male. Non lo so. Non sapevamo neanche che tu esistessi. Quindi perché avete fatto entrare quella pianta nel mio dominio? Volevate per caso uccidermi? È stato. Non siamo stati noi. Lo sai. Abbiamo bene che un seme può essere portato anche solo dal vento. È per questo che vivo in una caverna, perché il vento mi è ostile. Abbiamo subito un attacco che non potevamo prevedere. Ho sentito il calore. Il calore dell'incendio. Esattamente, quello era l'attacco. E purtroppo alcuni semi che erano tenuti nei loro contenitori si sono versati in terra e altri che sono cosa stati... fate con quei purtroppo semi? Uno è sfuggito.
li piantiamo e ci mangiamo, coltiviamo per mangiarli. È un problema questo per te, il fatto che noi coltiviamo. Sentite, piante per mangiarli. Le radicette di questa specie di pianta che strisciano sotto il manto erboso, sotto questo manto fungoso su cui siete appoggiati. Mani strette sulla sentite massa, che vi accarezzano le caviglie, ma non si stringono. So bene quello che è mangiare, cibarsi. Vedete da quest'altra parte che esce un altro corpo. Ops. Da questa parte esce un altro corpo. Esattamente come quello di prima. Rimane fuori fino a mezzo busto. Ora, noi non abbiamo nessuna intenzione di essere tuoi nemici. Siamo venuti solamente a capire cosa ci fosse qui sotto. Sì. Io, la mia casa. Ci permetti di stare nella tua casa? Non vi ho ancora uccisi, mi pare. Ha ragione Corrigan. Allora ti faccio un'altra domanda. Possiamo essere tuoi ospiti? Che cosa cercate qui? Conoscenza a questo punto. Io ero solo un germoglio quando Pietra Spada era soltanto un gruppo di capanne. E sono qui da tempo immemore a sfuggire al sole. Posso chiederti perché? Perché tu respiri, femmina? Non è una risposta soddisfacente. Tu sei una persona intelligente, sai parlare. Non ti può bastare stare da solo nell'oscurità. Le mie radici sono molto più lunghe di quello che pensate. Io vedo oltre Pietra Spada. Facciamo un patto. E spunta un altro cadavere da qua. Ora sono tre. Ah, tra l'altro stanno parlando signore. Tutti. Sì, sì, ovviamente tutti questo insieme. È stato. Sì, tutti ma i cadaveri no. Sono spuntati e parlano insieme nello stesso momento. E adesso che spunta il terzo, parla anche okay. Il terzo, quindi sono tre voci insieme che parlano. Io sono qui da molto tempo e mi sono cibato di topi. Vedete che emergono una quantità di cadaveri di animali, cioè di piccoli animali, quindi sono tutti topini, tutte queste cose qua. Vedete che ne emergono dal fungo emergono tutti questi cadaveri e quando ritornano a parlare i tre cadaveri umanoidi anche i topi cominciano a squittire, quindi è questa cacofonia di voci. Io mi sono cibato solo di esseri inferiori, è una lunga agonia. Corriga indietreggia. Che tipo di pasto vorresti? Non me lo devo fare dire due volte. Indietreggio, faccio un cenno a tutti gli altri di indietreggiare tenendo salda l'arma. Thorfinn rimane sul posto. Thorfinn, cazzo, vieni dietro. Avete paura di me? Assolutamente no. Bene. Thorfinn. Certo che abbiamo paura di te. Sei una creatura gigantesca e antica. È solamente saggio. Portatemi. Ma dobbiamo avere paura? No, non dovete avere paura. Avete delle grosse asce, avete del fuoco. Non ho speranze contro di voi. Ma sta mentendo? Ho la ma diciamo che il linguaggio menta. Del corpo non riesci tanto a capirlo, ecco. Quindi non si capisce se menta, nel senso non hai un volto da poterti da poter confrontare. Diciamo che di base tendo a non fidarmi. Non sembra molto affidabile, ecco. Io affideresti mai la tua vita a una lattuga, ecco.
Questa è da stampare, da mettere sulla... Se una lattuga ti potesse, ti mangerebbe. Affideresti mai la tua vita a una lattuga al nome della puntata? Dai, continui con questo passo, curioso. Vai, vai, perché mi sto cagando sotto, cioè, nel senso, mi sta facendo una strizza sto qui. Portatemi un succoso boccone di carne che si muove, che si dimena, più che un topo. Perché? Perché il topo non si muove, non si dimena. Abbastanza. Vedete che uno dei corpi viene avviluppato, cioè, anzi, vedete proprio un topo che sale sopra, tipo sul fondo, e corre sopra, e vedete che la pianta protrude dei tentacoli che lo avvolgono e lo stritolano in maniera orribile e se lo tira dentro nel corpo principale. Dubito fortemente che tu abbia mangiato solo tu. Chi erano? Nel tempo il loro nome si è perso. Stupidi e stolti che vengono qui nel mio buio a cercare qualcosa. Noi non siamo bravi, né stupidi né stolti. Però ho sentito le vostre parole. Ho visto quel seme. E questo è il mio patto. Voi mi portate un corpo vivo che io possa mangiare, e io creerò per voi più semi di quelli che avete bisogno. Un corpo? Sì, vivo. Vivo. Intendi? Preferirei una donna, un bambino, qualcosa in su. Coso, ma non troppo forte, qualcosa di tenero. Vedete, sentite che mentre parla di questa cosa, i topi che sono emersi squittiscono più forte e le parole dei tre cadaveri che sono emersi si fa più intensa, più roca, come se pregustasse. Sentite proprio la sensazione di appetito di questa cosa su cui siete in piedi. Credo che questo non accadrà mai. Però. Però. Potremmo portarti delle bestie. Sentite proprio la pianta che si gonfia e si sgonfia un attimo. Vedete i topi che rientrano dentro il corpo. Mi dovrò accontentare allora. Ma solo pochi segni. Ne avrete pochi, così. Andiamo e sono disposto ad accordarti questo, ma ho bisogno di sapere una cosa. Sei in grado di promettere che la tua fame non si spingerà a minacciare creature umane come noi? Non posso uscire, ti ho detto, umano. Bene, noi ti porteremo gli animali, a patto che tu non sia mai un pericolo per noi. Non lo potrò mai essere, a meno che qualche stolto non entri per sua volontà, ti ho già detto. Va bene. Corrigan, aspetta un secondo, volevo fare anche una domanda. Ma se noi ti portassimo una persona viva, chi ci assicura che effettivamente dopo averla divorata tu ci possa dare dei semi? Perché in quel caso arriveremmo in massa a bruciare. Non sono certo stupido. Avete il fuoco, avete le asce, avete le lame. Io non po'. Pensate che io sia come quella pianta che avete lanciato qui sotto? Fortunata! Non l'abbiamo lanciata. Stupidaggini! Mai. Sentite di io nuovo però I tre cadaveri e i topi che erano rientrati ma che riemergono, che danno fiato a questa rabbia che scatena contro chi la insomma
quando gli è stata rivolta quella frase, ecco. Non è la nostra intenzione che finisse lì quel seme. Se è successo per colpa nostra, ti chiedo scusa. Però io ti faccio ti chiedo un patto. Ti potremo portare degli animali ogni tanto. Potrai vivere tranquillo e non diremo a nessuno che sei qua. Però hai detto che le tue radici sono molto lunghe. Sì. Che vedono molto lontano. Se noi ti portassimo degli animali, potresti farci vedere. Vuoi prenderti il rischio, umano, di vedere attraverso le mie radici? Saresti in grado di comprendere? Prova allora. Non lo so. Te lo offro. Corrigan. Vedi che vicino Corrigan, a Corrigan esce fuori una specie di tentacolo che sulla parte finale ha una specie di bulbo che quando arriva davanti a Corrigan si come se fiorisse, sembra una specie di loto. No, Thorfinn. Dicevo Corrigan, davanti a te, Corrigan. Cresce questo bulbo. Sì. E la dimensione del tentacolo che esce fuori è delle dimensioni di un braccio, più o meno. E il bulbo di un grosso pugno. Quando ti arriva davanti, circa all'altezza della faccia, questo strano bulbo si spacca in quattro e fiorisce in un fiore meraviglioso. È un fiore rosa stupendo, fatto da centinaia di petali. Il problema è che quando si finisce la fioritura, all'interno vedi una zona vuota, piena di buchi. Thorfinn, se dovesse andare male, no, mi fido di te. E infilo il braccio. Corrigan, no, prova a bloccarlo. Assolutamente, tutti proviamo a bloccarlo. Sì, cioè... Ho avuto per un momento un flash di conoscenza, cioè per me è una roba... Ok, tirate iniziativa in realtà, a vedere se riuscite ad andare prima. Tiriamo iniziativa. Porca puttana. Come si faceva per scusa? Allora, ecco. Ma porco. Mamma mia. 10. Oh, ah, il grid, la narrativa ci assiste qui. È bello che solo il grid possa agire per prima. È giusto, io so zoppo. Ok, devi tirare un grapple. Oh signore, aspetta, lotta. Lotta? Sì. Giusto? Ok. CMB. Al pelo, esattamente 17. E vai. Ok. Stop. Ok. Ce l'ho. Perché Corrigan sta per... Perché mi hai fermato? No, perché Corrigan, non vorrei ricordarti la particolare predilezione per la carne umana. Corrigan stava per toccare il fiore quando vedete che dal fiore, dai buchi che ci sono al centro del fiore, escono degli aculei. Che sulla punta finale dell'aculeo ci sono dei piccolissimi tentacoli, come se fossero in realtà dei peletti o di quella dimensione lì, bianchi che si dimenano. E immaginate che quella roba sarebbe entrata nella carne di Corrigan. Esattamente. Corrigan, come fai a essere così cieco? Ma ti immagini poter vedere attraverso i sensi di radici così estese? Come si aprirebbe la mente? Quanto potremmo conoscere? Assolutamente sì. E tu immagini. Una capocciata. Cioè... E tu immagini questa. Tu immagini questa pianta che sono chissà quanti anni che non assaggia il sapore della carne umana e che ce l'ha appena chiesta, quanto sarebbe lieta di. Mi sottovalutate? Il vostro amico vuole vedere, io non voglio mangiarlo. Lo sa bene che sarebbe sciocco da parte sua. C'è un'ascia puntata contro le mie radici. Pensate che io mi azzardi a toccare il vostro amico? La pagheresti cara. Lo so, femmina. Io non potresti ti direi anche ricrescere. In te.
Ygritte, lo so che sto prendendo una decisione senza avere nessuna informazione. Non ha senso. Ma per me sarebbe così bello sapere. È come quando vuoi ascoltare. Ascolti, ascolti, ti perdi. Ragazzi, ti perdi. Diamo un'iniziativa, per favore. Vai, corriga. Vai, scusa. Vai. Beh, ovviamente, tento di divincolarmi. Ma non voglio, ma perché dobbiamo fare iniziativa? No, stiamo rollando, cioè io non voglio forzare e buttare via i grit, non voglio forzarla, la sto convincendo. Perché... Va bene, allora ti conti in narrativa cose che avrei fatto. Cioè, no, vai, io voglio sapere, io voglio vedere, ti dico, va bene, allora vado a vedere io, afferro il fiore e me lo conficco nella mia mano. Ma porca troia. Ma è la stessa scena di Beryn, renditi conto, la stessa scena di Beryn. Io rimango, allora, ma quando ti io mi limito a urlare, Thorfinn, cosa cazzo stai ok, tira, allora facendo, devi fargli due tiri salvezza, un tempo e un volontà. Puoi anche fallirli volontariamente se sei convinto, eh. Bene. No, no, per favore. Ma sempre l'ha fallito. Ok. È fallito, okay. Vedete il fiore che si conficca nella mano di Thorfinn? Tu senti un dolore incredibile. Senti questi specie di tentacoli, questi peletti che ti si dimenano nella carne. A un certo punto, il buio. Senti un bruciore nella mano come se ti stesse scorrendo del veleno, della lava, qualcosa del genere. Apri gli occhi e in realtà non vedi nulla. Senti il battere di zampe, senti il rumore del vento. Sei un albero? No, sei un filo d'erba sotto la neve. Allora ti sposti. Poi sente un albero che si prende un coppino. Nella visione l'albero si prende un coppino gigante. Poi sei un fiore, ma non capisci dove sei. Poi vedi un grosso coso che non sai cosa sia, eretto su due zampe caprine, con una faccia orribile, corna tortili, un'ascia gigante in mano. Si sta guardando intorno, non è che si sembra averti notato, anche perché ti rendi conto di essere un cespuglio. E quindi, ovviamente, come fa a notare un cespuglio? E allora chiudi gli occhi e viaggi di nuovo. E alzi lo sguardo, sei di nuovo un albero, una quercia. Guardi più in sotto e vedi la foresta sotto di te. Sei maestoso, gigante, torreggiante. Sei il re della foresta. Poi guardi oltre le chiome degli alberi che ti circondano e vedi una porta enorme, colossale, che chiude il passaggio tra due montagne. Il problema è che non riesci a ritrovarti. Non, ogni volta che chiudi gli occhi sei una nuova pianta. Non riesci a trovare il modo di ritrovare il tuo corpo. Ripeto, Andrea, il coppino sì, non era una cagata non... fuori gioco. Cioè, in gioco, io... a questo punto lo faccio. Aspetta, sì, quando io vedo sta scena ti mollo e penso che si vada da lui. Non toccatelo, non usate. Altrimenti la sua mente sarà persa. E sarà mia. Se la tua mente sarà sua, preparati ad una morte veloce, perché ce l'avrai. Tornerà, voi tornate sempre. E poi non ho certo voglia di morire. Il corpo di Thorfinn, mentre lui è tipo in ginocchio con la pianta piantata nella mano. Sì. Respira?
vedete che l'unica cosa è che sta sbavando, cioè tipo con la schiuma alla bocca, ma vi immaginate che sia abbastanza normale, ecco. Nell'orrore della cosa sembra abbastanza normale. Fammi un tiro perception, Thorfinn. Se ti fa con percezione alta fa tirare. Chiudi gli occhi di nuovo e sei sulla cima di una montagna. Non ti rendi conto tanto dove sei, non riesci a capire. Vedi dei fuochi in lontananza, del fumo, tanto fumo, tanti fuochi, e sono in mezzo alla neve, in mezzo dispersi in un posto che non capisci. Poi volti lo sguardo e sei una di quelle piante millenarie in montagna. Ti giri e vedi le spade, è la piana delle spade. Riesci a capire dov'è? È a sud-est. Quello che stai guardando è l'accampamento dei lupi di fuoco. E tirami di nuovo lontano. Bene. Se non fosse che sì. Se vuoi, Andrea, te la risolvo io. Quando Thorfinn, vedo che sto sbavando, che non è in controllo, che parla della difficoltà di entrare, io inizio ad accompagnarlo con, okay, con la musica, il suo viaggio, no? E se ho modo di capire quando è in difficoltà, che vorrebbe tornare, vedo del panico, del senso di difficoltà, io li faccio ritirare semi in finale. La canzone finisce per dargli il colpo. Tira due volte. Allora, tira Thorfinn di nuovo. Ok, vabbè, ci basta. Madonna. La 13 la CD non era tanto. Ok. Tirando schifo col dado. Sento ton. Quando vedo che è un momento di panico, do il colpo per farlo svegliare. Svegliati! Senti l'improvviso colpo di Corrigan e capisci subito qual è la strada tra le mille radici che hai percorso per tornare a casa. Ritorni nel tuo corpo e senti gli aculei della pianta che si ritraggono dalla ferita e tornano. Questa è roba potente, ragazzi. Pam, schiaffo. Thorfinn, che cazzo ridi? Ragazzi, ho una stupenda notizia per voi. Ma proprio stupenda. Ho visto un grosso, un mostruoso coso con un'ascia gigante. Non vedo l'ora di affrontarlo. Non ho capito dov'ero, perché non c'è cespuglio. Sì, è un bellissimo cespuglio. Rosa spina. Eri una rosa spina. Ah, rosa spina, sì. E poi sì, ero in cima a una montagna. Vedevo tanti fuochi, tanti. A sud-est della piana. Sì, perché ho anche riconosciuto la piana. C'erano tante spade conficcate. Avete presente? E quindi? Cioè, continuo a non capire la notizia. Di fuoco. Cosa? Hai visto? No, perché sono felice. Si va a combattere, ragazzi. No, scusa, Thorfinn. Fermo. Dimmi. Hai visto l'accampamento dei lupi di fuoco? Certo che li ho visti. Sapresti indicare una direzione, una distanza da Pietraspada? Allora, prendendo come riferimento i monti a sud da Pietraspada, essendo che era a sud-est della stessa, un po' di giorni di viaggio. Più o meno immagini che ci siano una ventina di giorni di viaggio per arrivare. Una ventina, due settimane, tre. Quindi sappiamo dove sono. Questo non è un colpo di fortuna. Portatemi secondo me le radici stanno portando il cibo. Di andare.
Mi sembra che tu abbia guadagnato la tua parte dell'accordo. Come ti possiamo chiamare? Il nome per voi umani. Il nome per voi umani. Davvero sei contento di non avere un nome? Che mi serve un nome? Beh, adesso hai qualcuno con cui parlare. Per voi Grazie, tanto Idris, sarò però, comunque per la essere stato pianta nella gentile. caverna. Ma cos'è che c'è di là? E gli indico la discesa. Andate a scoprirlo. Ci siamo. Poi andiamo a prendere il cibo. Una domanda prima di andare. Quello che ha visto Thorfinn non era casuale, vero? Immagino che le tue radici sono talmente estese che pot avrebbe potuto vedere qualcosa di completamente irrilevante nel mezzo del nulla. Invece ha visto proprio quello che cercava. Non è un caso, vero? No, ho visto parecchie cose irrilevanti, tante. Ho visto anche di essere un piccolo filo d'erba sotto la neve, per dirti. Vorrei provare anch'io. Non ti conviene, è E roba forte, Andrea, è troppo vecchio. se davvero funziona, nel senso che uno porta dove quello che ti desidera, vediamo se tu intuisci cosa che io voglio vedere. In realtà non il Lo so. bagliorino più di fuoco. Vuoi vedere la doccia delle donne? Chi lo sa? Intanto non è stato detto in gioco. E dico, adesso sapete come farmi tornare. E passo le bacchette ai Grit e il bastone a Venamonen e metto la mano dentro, anche Di nuovo la pianta fa uscire questo bulbo fiorito, che si schiude di nuovo, che si schiude di nuovo, esce questo centro bucato con tutti queste punte che in realtà sembrano dei nervi, cioè sembrano proprio come se fosse un cervello, per dire. Sono pronto, tu? Sono pronto. Se l'ha fatta Thorfinn, tornerò anch'io indietro. Il fiore ti si conficca nella mano e tira volontà e tira tempra. Allora, più 7 più 4. Questo è tempra. E questa è volontà. Volontà 11. Ok, allora senti il dolore che è abbastanza bruciante, però cadi nella trance abbastanza lentamente. Vedete che Corrigan, al contrario di Thorfinn, non pare star sviluppando gli stessi problemi. Cioè, Thorfinn ha avuto proprio la bava, invece Corrigan sembra semplicemente in trance, cioè in ginocchio ma in trance. Sbatti le palpebre. Sei in un posto che non conosci, di nuovo. Una pianta qualsiasi in mezzo ai domini bianchi. Sbatti le palpebre di nuovo. Vedi Claymore dall'alto. Sei sulla spalla del colosso che guarda su Claymore. È un posto che non hai mai visto, è un posto stupendo, incredibile. Ci sono strane bestie volanti che girano intorno alla spada che è conficcata nel cuore del colosso. Sbatti le palpebre di nuovo e sei un arbusto? No. Che cosa sei? Sei un arbusto di rose dentro un giardino. E improvvisamente davanti a te compare una donna che ti sta potando. Senti il dolore delle sue cesoie che ti tagliano un pezzo
del corpo che ti cade per terra, urli dentro te stesso perché ti ha fatto ti ha è come se ti avesse tagliato una mano, è quello il dolore che provi. Vedi che senti lei che canticchia felice mentre ti strappa le spine una per una, ed è come se ti stesse strappando le unghie mentre lo fa, e tu non puoi fare niente se non guardarla. E in mezzo a questo dolore bruciante che ti invade il cervello, riesci a alzare lo sguardo e la vedi in faccia. È lei, è la tua Ardea, che è solamente un pochino più vecchia di quello che ti ricordi, ma è sempre bellissima. Senti un bambino che la chiama: mamma, mamma, che cosa fai? Sto mettendo al posto il giardino per tuo padre, per quando tornerà dalla guerra. La guerra? Ma dove la stanno combattendo la guerra? Io non ho ancora capito. In un posto lontano, tesoro. In un posto lontano. E improvvisamente torni in te stesso, senza che nessuno abbia bisogno di richiamarti. E sto piangendo e non dico niente. Corrigan, le mie radici sono molto lontane, anche più dei domini. Non sto piangendo, Ygritte, non ti dico niente. Questo cazzo di fiore. Sto bene. A volte un uomo va lasciato solo, Ygritte. Sto bene fisicamente. Ma vedrai, siamo qui sotto tutti insieme. Hai decisamente guadagnato il tuo pasto. Pianta sotto la caverna. Possiamo andare via ora? Possiamo andare oltre ora. Non sei curioso di vedere cosa c'è più avanti? Thorfinn, possiamo prendere 5 minuti di pausa, per favore? Vorrei un attimo vedere un attimo un po' d'aria. Poi... Tu che vuoi fare, Vainamoinen? Anche tu vuoi fare questa Basta. Cosa qui che hanno fatto loro? L'intrattenimento è terminato. Non è il momento. Rispetterò il patto. Davvero valeva la pena. Anche se mi ha fatto un po' male. Va bene. Andiamo. Prego. Se hai bisogno di un po' d'aria, usciamo pure. Tanto sì. Comunque dobbiamo parlare con Ulla e con la Yar. Io ti sussurro solamente nell'orecchio, Vainamoinen, perché tu sei l'unico che può capire. Che tu lo sai. Ti dico solamente, c'era lei, è ancora viva. Uscite, finalmente. L'aria fuori fredda di questa primavera che sta per partire, che in realtà è partita da poco, vi riempie i polmoni dopo quell'opprimente senso di marcio che avevate respirato fino adesso. Per Thorfinn e per Corrigan è destabilizzante riuscire a camminare, perché dopo aver passato anche quei pochi secondi all'interno della coscienza di questa strana pianta, vi rendete conto che vi ha scombussolato la testa. Fate fatica a capire che potete muovervi, perché subito la vostra mente è entrata nella condizione di essere fermi per sempre, immobili, a poter soltanto prendere la luce del sole e l'aria e succhiare il nutrimento dalla terra. A me viene quasi naturale alzare il braccio per tenderlo al sole, ma poi sai, lo chiudo. Senti la ferita, vedi che proprio ti ha lasciato una cicatrice abbastanza evidente. I buchi si sono già rimarginati, perché per qualche motivo la pianta sembra averti iniettato anche qualcosa che ti ha curato.
di quella ferita. E vedi che ti ha lasciato il palmo tutto bucato, tutto ruvido di questi buchi. E quando lo tendi al sole, senti che il sole ti dà energia per qualche motivo. Forse soltanto te lo immagini. Anche Thorfinn è la stessa cosa, hai la stessa ferita sul braccio, sulla mano. Quelle radici vanno davvero lontano, sapete? Oltre la piana della spada. Adesso fatemi capire, per quello che avete visto, noi la dovremmo ricompensare con delle bestie che in teoria servirebbero a noi per mangiare. Produrrà semi in cambio. No, in cambio gli ha già fatto vedere quello che gli ha fatto vedere, o ho capito male io? Hai ragione, Grit. Ne ho trovato vantaggio, se così si può dire, solamente io. Il patto era che ci avrebbe fornito i premi, i semi. Caccerò da solo per ripagarlo di quello che mi ha fatto vedere, se necessario. Mi sembra doveroso. Non devi spiegarlo a me. Le bestie da dargli dobbiamo comunque prenderle, quindi. Se vorrei accompagnarmene sarò solo contento. C'è proprio un tono smorto. Sì. Come se fosse, avesse subito un'esperienza. Boh, un'esperienza buona. Ti accompagnerò io alla caccia. Ma prima è il momento di farsi una moine. Cosa tu c'è? A caccia? Mi pare di essere già venuto a caccia. Sì, ma. Cosa? Beh. Diciamo che la tua gamba. Non so. Ci sono le slitte apposta. Senti Bemara che ti salta sulla spalla e ti dà una teccata con la lancia sulla testa. No, a Ygritte. A me. E si mette le mani sui fianchi e ti guarda. Beh, da quando? Era solo una domanda irrispettosa. Bemara, questa pianta io non volevo essere irrispettosa. Lascia stare, Bemara è giovane, ha ancora della strada da fare. Vedi com'è sempre così, Bemara. Quando capirai che non basta una gamba ferita per smettere di essere cacciatori, forse ti ricorderai di chi è il nostro capo cacciatore. Capo guerriero. Il capo guerriero. Capo guerriero. Sì. Scusa, capo guerriero. Vai. Posso dire la mia, per cortesia? Certamente. Io personalmente tutti questi segreti e le siepi e questo che dobbiamo mantenere, soprattutto questo che mi sembra abbastanza pericoloso e sotto il villaggio. Questo non è un segreto che dobbiamo mantenere, dobbiamo parlarne con nulla e nulla gli altri. Il segreto a chi? A tutto il villaggio? Perché dovremmo dirlo a tutti? È qui da un tempo che è superiore alle nostre vite sommate. Appunto. E personalmente abbiamo capito che divora esseri umani e non avrebbe avrebbe piacere di volare esseri umani. Quindi se qualcuno avesse la sfortuna di capitare qua sotto, non credo che si farebbe due problemi come si è fatta con noi. Mi sembrerebbe un disastro distruggere una creatura così antica e con questa conoscenza. Perché abbiamo non la distruggeresti lo stesso? Io no, ma non appena si sapesse che c'è sotto la casa di Ulla. Una non ci riuscirebbe tutta pietra spada. Pensa bene. Non lo so. Pensa bene a dove arrivano le sue radici. Probabilmente questo è solamente un ganglio. Un piccolo ganglio. Secondo me dirlo scatenerebbe solamente la paura. Non lo so. E anche scoprirla. Perché dobbiamo rischiare che venga scoperta?
motivo per cui ne parleremo con Ulla e con la Yarl. Per cui, dopo aver dato, gli hai dato il pagamento che gli dobbiamo, io farei crollare l'ingresso. Io invece spaccherei il pavimento di Ulla bruciandola col sole. Perché? Perché la vuoi distruggere? Dopo quello che ti ha fatto vedere, perché? Beh, di certo la ringrazio per quello che ci ha fatto vedere, ma resta il fatto che è una cosa pericolosa, non sappiamo se ci sono altri prezzi, non sappiamo cosa c'è dopo. Anche tu sei pericoloso. Oh beh. Anche io, anche noi tutti lo siamo. Siamo dei cacciatori, siamo dei guerrieri. Ma noi lavoriamo a beneficio del villaggio, lei no. Lei lavora per mangiare. Senti, Thorfinn, prima di prendere la decisione, ho una proposta. Se andassimo a vedere cosa c'è oltre. E magari dopo a bere una birra. Ora, ora che siamo al sole e siamo lontano da quell'odore, mi sento molto meglio. Ci vogliono solo 5 minuti, no? Sicuro? Sì. Alla fine... Non mi... Poi è qualcosa che appartiene al passato, non vi riguarda, non vi preoccupate. Salute. Piuttosto scopriamo cosa c'è oltre in quella caverna. Andiamo bene, però adesso bene. Chiederei al VM, facciamo una pausa. Pausa anch'io, pausa e torniamo tra poco, ok? A dopo. Non ci abbandonate! Rettate!
Ecco la trama, ecco il disegno del mondo che comincia a formarsi. Mi sento vecchio, molto più di quanto la mia età non dica. Sento nel profondo delle ossa tutta la fatica dell'attesa. È cominciato tutto così, con quelle rune che hanno divinato un presagio oscuro. E in quel momento la corda del tempo, sottoposta a una tensione insopportabile, inimmaginabile, lì si è spezzata e ho sentito la frustata che ha dato inizio a tutto. È incorniciato dentro una runa dalle gelide linee, gelide come il presagio di Litra, il primo tassello di quel disegno che aspettavo e che cercavo, incomincia a intravedersi, piccoli sprazzi. La lunga e spessa pennellata rossa di Thorfinn sullo sfondo dei bianchi domini, di un rosso acceso come il sangue che ha versato per proteggerci, e come la sua giovane e spensierata irruenza. Quel delicato tratto di Ygritte, oro giallo e oro nero strettamente intrecciati, che si inseguono mentre lei cerca di capire chi è. Le sottili linee dello spartito di Corrigan che, con la sua musica, segue tutto il nostro percorso, una nota dietro l'altra. E poi il grigio della nebbia, il nero della notte, quell'ombra che aleggia su di loro, quell'ombra che è la mia ombra, ma che non mi appartiene più di quanto non mi appartengano i soli, e che sembra avere intenzioni proprie, motivazioni proprie. È il nero della mia anima che non desidero che si liberi. Mi sono visto dentro l'ombra come un viandante logoro e disperso. Mi sono visto nel tempo oltre questo tempo. Ho visto i volti nel nero vuoto della mia anima e vorrei parlarne. Ma con chi? Con chi potrei parlarne? Non voglio levare a Thorfinn la sua aria scanzonata e allegra. Non voglio caricare i grit anche del mio fardello, oltre a quello che già deve sopportare. Forse Corrigan, ma Corrigan sente la musica, può forse intuire il disegno che vedo, ma sarebbe come spiegare un colore a un cieco. Corrigan sente e vede la musica, ma io e lui vediamo due cose diverse. Io non vedo il colore della sua musica e lui non sente il suono del grande disegno. Non ora, non così. Sento gli spiriti intorno a me, li sento intorno a me e dentro le ossa del mondo, e su tutto questo si stende la mia ombra. No, non è ancora giunto il momento di spiegare ciò che io stesso comincio appena a intravedere. Verrà il giorno, arriverà il momento in cui Thorfinn lascerà pennellate di tutte le sfumature del rosso. Arriverà il momento in cui i colori dell'oro di Ygritte splenderanno abbaglianti. Verrà il giorno in cui il disegno e lo spartito del mondo saranno una cosa sola e si riveleranno nella loro grandezza. Non ancora, non adesso, non è ancora il momento. Eccoci. Ciao belli. Ciao belli. E siete di nuovo. E ciao Lino. Lino. Ti vogliamo tutti bene, Lino. Best fan ever. Lino, un bacio.
Ok, siete di nuovo davanti alla pianta giù, immagino. Perfetto. Cosa sì. fate? Beh. Io, se non c'è niente... Provo, seguiamo. Se non c'è niente okay. a temere, tiriamo dritto. La pianta vedete che non sì. sembra... Non cioè, non sembra non cagarvi di spezza, però comunque non si alza più a parlare, non... I tentacoli non si muovono, quindi immaginate che vi lasci passare tranquillamente. Questo qui è il mio, sono i miei density light che avanzano. Allora, la discesa lì è parecchio ripida. Questa qua. Ok. E vedete che c'è. Allora e vedete che c'è un fascio di radici che scende ordinatamente giù. In realtà lo potete scalare. Ok, beh, prendendo tutta la camera. Riuscite a scendere giù. Sì, sì, sì. Le radici riempiono tutto l'ambiente. È una grotta molto stretta, molto angusta, che è scesa ormai di quasi 5 metri rispetto... al livello del suolo. Continuate a camminare per questo angusto posto che comincia a stringersi intorno alle vostre spalle. E qui, nell'angolo dove Thorfinn è arrivato per primo, c'è un cadavere, un ultimo cadavere avviluppato dalle radici. E dentro il suo cuore, dentro il suo corpo, in mezzo al petto, una spada d'oro brunito. Magia? Magica? È una spada d'oro vediamo brunito. Subito. È lo stesso oro brunito delle... Sì. Quell'oro brunito. Lo stesso oro brunito? Del lingotto. È del lingotto, sì. Della maschera. È una spada indistruttibile. A meno che adesso non la tocchiamo, diventi una scheggia. Comunque, per sicurezza, io un'individuazione del magico la faccio, perché sai, ma... è molto magica. Anche okay, io, dai. Spellcraftings. Sì. Direi... Che Thorfinn se ne accorge, siamo a posto. Allora, spellcraft abbiamo detto, vero? Vabbè ragazzi, se vi fate battere la Thorfinn andate a casa. Ma scusami, anche da champion hai... Sì, adesso sì. Thorfinn che batte tutti. Ma c'è Detect Magic acceso? Ok, sì. Ma come? Ma poi non c'è incantesimi con intotto? Carisma. Va su carisma nel medium. Di base va su carisma. Allora, per te carisma 14 per roleplay. Beh, non sarebbe un eressivo. Ah, io l'ho fatto con altri personaggi. Allora, vai in Amoyen e Thorfinn. Vedete un effetto molto forte di trasmutazione sulla spada. Molto forte. Continuate a guardare, a cercare di identificare. Vai, spellcraft di nuovo. Ma spellcraft non si fa alla fine dei tre round? Che io ricordi è tipo una prova di spellcraft per identificare l'aura e poi per identificare l'incantesimo. Sono due prove. No, in realtà l'incantesimo non lo identifichi, e per identificare l'aura ti serve conoscenza arcane. No, non è così. Sì. Conoscenza arcane, trovi l'aura e fin qua ci siamo. Ma se è un oggetto magico, lo puoi studiare, e la prova di spellcraft ti dà anche l'incantesimo esatto. Ok, allora avete identificato l'oggetto? Sì. Aspetta, vediamo se lo identifichi l'oggetto. Cos'è? Caster level più 10, no? 15 mi pare più 15 caster level. Più caster level, no, allora non avete capito un cazzo.
Non vorrei dirti una minchiata, ma dovrebbe essere 15. Dovrebbe essere 15. Cioè. Anche se fosse 10, non lo beccate lo stesso. Tosto, la lava è sì, forte. E mi sa che siamo anche sullo schiacciante. No, schiacciante sarebbe un po'. Ok, dice you must be able to totally examine. Ah, quindi no, perché se cercate di toccarlo sentite sentite che l'aura toccarlo. È troppo forte per toccarlo. Cioè, è proprio come se vi bruciasse la mano. Vedete che quando vi avvicinate per cercare di toccare l'oggetto o qualcosa del genere, quell'ultimo cadavere alza la testa. Cazzo. Laura non c'è, è andata via. Musica appunto. Vai musichetta, vai. Vabbè. Ok, basta, torniamo seri. Ok, alza la testa. Ora sapete chi sono. No. No. Cosa sono, allora? Vedete che la pianta, cioè il cadavere apre gli occhi. I suoi occhi sono vivi. Sono vivi, sono bianchi, sono occhi di una persona vera. Sei. Eri una. Vivo! Vivo, certamente vivo. Sei una scheggia. La scheggia ce l'ho conficcata nel petto. Sì. Non potete liberarmi da qui. Non capisco. Non riesco a capire. Scusami. Tantissimo tempo fa, quando qui Pietraspada era soltanto un'idea, quando abbiamo trovato l'altare, quell'altare naturale dove abbiamo costruito i menhir. Qui sotto non c'era niente. L'abbiamo ispezionata questa caverna. Si poteva usare per far invecchiare il vino, il formaggio, sarebbe stato bello. Fammi indovinare, sei stato tradito. Sì, sono stato tradito. Tu sei uno dei fondatori di la spada. Wow. Ma vorresti che ti liberassi? Non penso che voi possiate manipolare la magia delle schegge. Non credo. Neanche. Che pagaraccio intorno. Neanche se avessimo anche noi un'arma fatta di oro brunito. Non lo so. Non sono un sapiente della magia delle schegge. Non lo so. Non stai soffrendo, ma vero? lui è intrappolato, è piantato nel muro con la spada. Piantato nel muro. Non stai soffrendo, ormai, vero? Ormai la sofferenza, non so neanche quale sia la differenza tra soffrire e vivere, quindi non posso dirti di essere in un dolore insopportabile. Certo, desidero la morte, questo è chiaro. Oh mio Dio, sei rimasto cosciente tutto questo? Beh, tempo. Ho visto molti posti. Quello che ho nel petto, dopo tutto, vede ovunque. E così vedo anch'io. Anche Bemara era trafitta da una scheggia. Ci dice lì, non c'è. Era trafitta dall'ascia del tizio, dall'ascia del non morto che la teneva ferma. Però lei era una scheggia, però. È appunto il contrario. Sì. Bemara, tu puoi toccare quella spada. Posso provare? Vedete che lei avvicina la mano e
Appena avvicina la mano e entra nell'aura dell'arma, la sua mano diventa d'oro. E toglie la mano e vedete che ha la mano ferma d'oro, come se si fosse trasmutata. E vedete che lentamente l'oro torna. Sì? Scusa, Andre, perdonami. Non vorrei vedere. Sì, saranno andati via la connessione. Infatti, vi vedo che siete duplicati. Li vedo duplicati. Io vedo solo Deborah duplicata. Io vedo te duplicato eppure io. Allora, ricapitolando, il tizio è impiantato nel muro con una spada brunita, una spada d'oro brunito. E niente, l'unica cosa che è successa è che ha detto: non sto soffrendo, ma non conosco più la differenza tra soffrire e vivere. Quindi, ok. E Corrigan ha detto: ma quindi hai vissuto tutto questo tempo qui? Nel senso, sei stato cosciente tutto il tempo? E gli ho detto sì, però ho potuto vedere oltre grazie alla pianta, no? E al che a Bemara gli è stato detto: ma Bemara, tu vedi anche tu una scheggia? Sì. E Bemara ha provato a toccare la spada e quando la mano di Bemara è entrata nell'aura della spada, tutto il suo braccio è diventato d'oro, senza più le articolazioni, senza più niente. E l'ha ritratto e piano piano è tornata normale. Ok. Infatti la vedete che il suo viso si è un po' alterato, perché c'è rimasta una... no, infatti. Non se l'aspettava. Ma non voglio che vi danniate per cercare di liberarmi, sinceramente. Va bene così. Ma io in realtà vorrei provare a fare la stessa cosa, cioè vorrei provare a prendere questa spada e a toglierla, però vorrei farlo con la mano dove c'ho il, insomma, quel tatuaggio. Non so, magari succede qualcosa. Ok. La mano entra dentro l'aura, senti questo formicolio alla mano, è parecchio forte, tira tempra. No. Allora, avvicini la mano ancora un po', ancora un po'. Afferri la spada. Solo che è una sensazione troppo. È troppo. Senti che la magia è troppo forte. La scheggia che ha generato questa spada doveva essere fortissima. Per un qualche istante capisci che le schegge, più sono potenti, più sono grosse, più violente sono, più potente è il loro oro. Quindi capisci la differenza che c'è tra una spada così e il lingotto che avete trovato voi, che è quasi inerte, di fatto. Sì, sono chiaramente dei gradi non di riesci a toglierla, diversa. Cioè non hai la forza necessaria a toglierla. Ovviamente. Però hai una consapevolezza diversa del grado di potere dell'oro brunito. Anche solamente toccandolo. Ragazzi, io ho una proposta. Che propongo anche all'uomo. Quest'uomo desidera morire. Ma se provasse a tagliargli la testa? Non c'è una sorta di campo di forza tutto attorno. Intorno alla spada. Intorno alla spada che non si riesce ad afferrare. Aspetta, però. Se gli taglio la testa, male che vada, rimane. Non lo devi chiedere a noi. Devi chiedere a lui. Punto, quello che sto chiedendo fa anche a lui. Non sapevo neanche il suo nome. In realtà non so quello che potrebbe il mio succedere. Nome è Eric Thorson. Lo ricordo ancora, me lo ripeto tutti i giorni, prima di dimenticarmelo. Eric Thorson. E vi chiedo un favore: non provate, non sperimentate su di me se non siete sicuri del risultato. Perché capisco. Quanti anni sono passati dalla fondazione di Pietro Spaglia? Circa 400 più o meno. Oddio.
Avevo in mente una cosa, Andrea, avevo in mente di cercare tipo un discendente. Pensavo ne fossero passati tipo 70, 80 in quel caso. Sarebbe stato carino vedere la vecchina, che all'epoca era la bimba, sarebbe stato carino. Però vabbè, 400 anni, insomma, no. No. Dubito che riesci a trovare la vecchina. La ricchina. Vi chiedo di non sperimentare soluzioni alternative se non siete sicuri. Non voleva essere un esperimento. Io credo che Thorfinn, quanto in maniera un po' maldestra, no, lo so, ma non sono sicuro di morire. La mia... Oddio, potreste rimanere con la testa staccata. Esatto, potrebbe non funzionare. Non conosco la magia delle schegge, quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa. Comunque, la scheggia che ha generato questa spada ha un potere molto molto più grande rispetto a quella che ha generato quel lingotto. L'ho sentito quando ho provato ad estrarre la spada. Senti, ma Eric, cos'è successo 400 anni fa qui in questa caverna? Come sei finito con quella spada? Sono sceso per valutare se si potesse mettere, come vi ho detto, la cantina dei vini. Ero entusiasta di questo posto, era il posto perfetto. Ci sarebbero potute stare tante case, la terra era buona, ci si poteva stabilire. Ah, tra l'altro, ho visto quello che avete fatto con Pietra Spada, sono orgoglioso di voi, di tutti voi che vi siete avvicendati, di come sopravvivete, il grano, la caccia. È stupendo quello che avete fatto con il nostro lascito, con il lascito di un traditore. Il traditore? Mio fratello voleva il potere per sé, io sarei diventato lo Jarl. Ma a me non interessava essere lo Jarl di quante? 30 persone? 40 persone? Tu saresti stato il primo Jarl di Pietra Spada. E quindi il nostro primo Jarl è stato un assassino. Ho guardato il suo regno pieno di rabbia, mentre dalla mia ferita usciva questa pianta e si inerpicava lungo la salita. E io cercavo di fermarla, ma non c'era modo di fermarla. Sentivo la sua coscienza che cresceva e che piano piano si insinuava nella terra. E poi a un certo punto ho visto la luce e ho pensato che non potesse essere così malvagia. Poi mio fratello è tornato qui e la pianta l'ha ucciso. Ecco chi era una delle tre figure. Sappi che al contrario di te tuo fratello ha perso la sua identità da molto tempo. Parte di quella pianta. Sento la sua coscienza gridare all'interno della pianta. Che pena orribile per il Supremo. Begli sta. E questa lui l'ha trovata. Quando insieme abbiamo ucciso una delle più grandi schegge che siano mai state generate. Beh, insomma, sono storie che ormai non vi appartengono. Possiamo in buona... Tutte le storie ci appartengono se sono quelle di Pietra Spada. Ah, sì. Casa nostra. Vendetta. Vi chiedo soltanto di tornare qui nel momento in cui abbiate una soluzione vera, una soluzione che possiate considerare sicura per mettere fine alla mia vita. Ho vissuto abbastanza. Cercheremo il modo. Tra l'altro vedo che è arrivato qualcuno. Faremo. Minatori? Dalle miniere a sud. Secondo me adesso è il caso che torniate. Andate. Sì, anche perché... Su, non state qui con un morto sepolto, forza. Ma vuoi che non diciamo nessuno di averti trovato? Non serve, la mia solitudine qui è completa. Non ho bisogno di uno stuolo di... ammiratori.
Non ti farebbe piacere avere qualcuno che occupa. Non vorrei che incappassero nella pianta. La pianta, dopo tutto, non è né malvagia né buona, ma nel momento in cui il suo istinto capirà di poter fare, di poter predare, prederà. Allora, ci rivedremo presto. Mi dispiace per quello che ti è successo. Siete dei degni eredi di Pietraspada. Degni nel senso più degni di mio fratello. Sono contento, sono fiero che sia cresciuto dal seme del tradimento una così bella pianta. Ormai parlo soltanto di piante. Però una cosa gliela vorrei. Lui la storia già la conosce, l'ha vissuta, sì. La storia di Pietraspada, giusto? Ma ha visto anche quello che c'è oltre, sì. Ha visto attraverso la pianta. Allora non c'è niente che gli posso donare. Non pensate che ci sia chissà che cosa. La pianta arriva soltanto a vedere ghiaccio e neve. Ho guardato in ogni filo d'erba, in ogni cespuglio. Tutti i domini sono coperti, poco più in là forse. A presto. Arrivederci. Puh, mette giù la testa come se perdesse conoscenza. Madonna, si sarà ammattato di noia sto ragazzo. Beh. Credo che sia stato ammazzato più dalla spada che dalla noia. Ha senso, sì. Non è solo quello. Perlomeno ho potuto vedere attraverso la pianta l'intero mondo tutto insieme. Non è mica da poco. Certo che la sofferenza di avere quel dolore nel petto del tradimento ogni istante. Che orrore. Forse è per quello che ha guardato in ogni punto della pianta per distrarsi, per non pensare. E quella spada era terribilmente potente. Lo era davvero. Decisamente. Bisognerà trovare un modo sicuro. È mica facile. Mica facile. Però. Intanto che sì, adesso siete all'aria aperta, vero? Usciamo dalla. Sì, no. Faccio. Ora che. Dobbiamo pensare a un problema alla volta. Io, ora che sappiamo dove si trova l'accampamento dei lupi di fuoco, stavo pensando, e se andassimo a cercare alleati contro di loro? Se andassimo. Io sto pensando che di queste cose ne dovremmo parlare di fronte a una birra. Prima che possiate andare a godervi una birra. Figurarsi. E barichiamo tutto qua, perché prima c'è un casino da spiegare. Sì, chiaramente. Tanto ci abbiamo le assi e le pietre. Vabbè, coprite il buco in qualche modo. Cioè, nulla vi guarda. Quindi cosa c'è di sotto, quindi? C'è della roba... Te ne parleremo magari davanti a una birra, forse è meglio. E magari ma è pericolosa? Anche davanti alla Jarla. No. Magari questa volta più che una birra io gradirei qualcosa di un po' più forte. Oh, va bene, sembrate che abbiate visto un fantasma. Più o meno. Tipo sì. Ma dimmi una cosa. L'attuale Jarl è dipendente del nostro primo Jarl? No, la linea Jarl. Di sangue dello Jarl del primo Jarl si è persa. Ah, okay. Anche perché sono eletti gli Jarl, vero? Però non è raro il fatto che, cioè voi lo sapete, non è raro che il figlio dello Jarl diventi Jarl. Cioè è un po' una consuetudine. È facile, esatto, che venga, è un po' una consuetudine il fatto che il figlio dello Jarl diventi Jarl. Perché appunto gli viene data l'educazione giusta per fare il capo. Comunque davanti alla porta della Jarl ci sono una ventina di persone. Che stanno parlando animatamente. Ciao minatori. Vi avvicinate?
Sì, sì. Mi avvicino, che è il primo che vedo, gli chiedo scusa, che succede? È lunga. Rena è appena tornata. Siamo tornati con Rena per chiedere alla Yar dei rinforzi alle caverne, perché le miniere di pietra di sangue sono state invase. Si è aperto un passaggio mentre scavavamo, e da lì sono uscite delle strane creature. Tanti di noi sono morti, abbiamo fatto quello che potevamo per uscire. Praticamente adesso le caverne sono inagibili e non possiamo più continuare. E senza il nostro apporto di... E senza il nostro apporto di... per Claymore, chissà se Claymore ci manderà ancora i soldi. Insomma. Perché sono pieni di mostri? Perché sono invase? Aspetta, mi sono distratto un attimo. Invase? Ok, ripeto. Il tizio ha detto che sono tornati dalle miniere a sud. Sì, in gioco fai conto che mi ero tipo distratto. Stavo pensando all'altro, nonostante fossi di fronte... Dalle miniere si è aperto, mentre scavavano, si è aperto qualcosa, e hanno iniziato a spuntare fuori creature strane. E hanno dovuto praticamente abbandonare la miniera, immagino, con diverse perdite. Creature strane, ma le avete viste? Sì, hanno una strana testa, grande, sproporzionata, con... Sembrano le chele dei ragni, le mandibole dei ragni. Ma erano abbastanza grosse. Poi tra l'altro avevano delle armi. Parlavano tra di loro una lingua che non capivamo. Non vi so dire, io sono scappato prima. Questi sono racconti che ho sentito dalle persone che li hanno visti. E poi qualcuno parla anche di strane donne con i capelli bianchi. Non lo so. Siete rimasti solo voi? Vi siete salvati? No, solo no, voi? Ci siamo accampati fuori dalla miniera. La maggior parte sono ancora là, nei rifugi esterni. Ti aspettiamo, andiamo a salvarli. Tutto velocissimi. Thorfinn. Una cosa alla volta, Thorfinn. Comunque dovremmo parlare con la Jarl. È molto probabilmente. Però questa cosa mi sembra un attimino. Questa è una cosa, lo sai bene, che è di competenza della Jarl. Io però in metagiochino. No, ma io sto dicendo, andiamo a parlare con la Yarl, vediamo se possiamo anche offrire aiuto. Noi Rider. È il mio mondo quello, dobbiamo andarci. Non saranno né gli uni né gli altri. Vedrete, se ci andate, se decidete di andarci. Ma subito, comunque, sono velocissimi. Vedete Skander, finalmente, che compare dalla porta della Jarl. Allora, vedete che qui c'è sempre questa voce tonante. Forza, andate alla ronda, bevete, ubriacatevi, che adesso qui dobbiamo parlare. Avanti. Vedete che disperde la folla in un nanosecondo. Semplicemente agitando il braccio, sì, quello che non usa per tenere la gruccia con cui cammina. E... tra l'altro, ve lo descrivo un po': è tipo molto corrucciato, molto stropicciato. Sembra un po' un ramingo, no? Un po' tutti questi capelli neri, tutti arruffati. Cicatrici un po' ovunque. Poi quella gamba zoppa gli dà quest'aria particolarmente temibile, anche se uno dice vabbè, ma è zoppo. Però no, infatti, non ti prende, ma se ti prende dietro la schiena ha questa spada, esatto, particolare, che è molto larga come spada, cioè è proprio gigantesca di dimensioni. E tra l'altro se la porta dietro, ma non capite come faccia a usarla, no? Perché se ha una mano impegnata con la gruccia, voglio dire.
Io spero di non doverlo scoprire mai, perché se lo scopro è lucidissima e inscritta di rune Aesir, quindi è magica, evidentemente magica. Ah, minatori. Oh, ragazzi, quindi vi sta rivolgendo a voi. Salve. Prendiamo una birra insieme. Ma chi sono io per dire di no una birra? Birra. Io mi tiro fuori da questa ruolata, sarei troppo di parte. Senza capirla. Dai, saresti troppo di parte. Dai, minchia Mir, te lo sai che adori Dro. Ho detto Dro, gli ho fatto un'erezione magistrale. E... potremmo invitare anche... Sì? Anche Verasca? Verasca, ma sì, certo, quella vecchia megera, figurati. Ma cos'è che c'hai da dire? Cioè, quello che vuoi dire? Per forza davanti a una birra? Ma lui in realtà è andato già verso la roundhouse. Cioè, non è... Vabbè, allora. Io vado a trovare Helga, ragazzi. Anch'io volevo andare a trovare Helga. Andate, anch'io. Ok. Voi andate col tizio, informatevi. Io ho bisogno di parlare con Helga da solo. Vabbè, a sto punto allora ci facciamo una bevuta, allora, tra uomini. Arrivate molte sega alla prigione, parliamo dopo. Tenuta Helga e beccate Verasca che esce. Oh, bene. Salve. Siete venuti a trovare Helga? Sì. Ancora non si è ripresa. Più o meno. Avete trattata bene, abbiamo, vero? Abbiamo somministrato tutte le cure che potevamo, ma non si è ripresa dalla notte in cui... Sì, da quella fatidica notte. Ci provo io. Forse. Ma Thorfinn. Cico. Un attimo che sento l'ego, scusate. Ecco. Okay. Vado, scosto la tizia e mi chiudo la Helga. Verasca ti guarda entrare. No, ma comunque vi ho detto stronzate, cioè Verasca è la Jarl, che cazzo sto dicendo? Voi non mi correggete, cazzo, bravi. Ma io pensavo che fosse vuoi davvero... Da solo? Stronzi, però comunque è scan. Allora, stronzi, perché ti dovevo correggere? Mi sembrava no, male. Doveva esserci Escander, che è il marito di Verasca. Oh. Kirk non ce l'ha la moglie. Oh. Ce la possiamo fare. Comunque è Escander che vi ha detto questa cosa che vi ho detto. Insomma, e non cambia niente. Sono andato che ho sbagliato le persone. Perfetto. Sei dentro, ok, Rob, okay. Sei dentro. Sì, no, anche Grit, anche certo. Dai, se mai che hai una possibilità di volare. Ma va bene anche Scar. Ah, come ti pare? Vabbè, vado da è lì, sulla branda. La porta è aperta, tanto è svenuta. È lì, con ancora gli occhi pesti, come se avesse appena preso due pugni in faccia. E... respira, ma non si muove. Volevo fare una cosa che di meccanica non c'ha niente, ma di narrativa secondo me è molto figa. Tu fai e io, tu dimmi quello che devo fare. Cioè, avevo letteralmente in mente di andare da lei, prenderla per le mani e tramite Spirit Surge, che sarebbe praticamente l'ondata di spirito, tra virgolette, incanalargliela tipo fino a prendere anche fino a 4 di influenza, che cazzo se ne fosse. Ma se butto dentro spiriti, butto fuori altri spiriti. Oh, bello. Questo è il mio intento. Ok. Quindi le prendi per le mani e cominci a dare il controllo allo spirito sul tuo corpo, tirando Spirit Surge, di fatto, no? No,
gli sto bombando dentro parte del mio spirito per mettere, Io aspetto fuori, quando fa questa cosa. Cioè, non lo stai lì a guardare? Ok. No, no, no. Senti, tu che sei fuori? Allora, aspetta. Ce la possiamo fare? Va bene. Improvvisamente senti un'onda d'urto che passa attraverso i muri, che scuote il pavimento, e sei fuori, che pensavi che Thorfinn volesse semplicemente avere un attimo di privacy con lei, e invece ti trovi ad assistere a una vera convocazione di spiriti. L'ascia di Thorfinn cade dalle sue spalle e si pianta per terra, letteralmente tagliando la pietra. Cioè, sembra che la pietra sia fatta di burro e si pianta in un certo modo. L'ascia vibra e si scompone con quella luce spettrale che avete visto, e torna quel marcio bastone che avevi notato all'inizio della mattinata. Improvvisamente senti, lo vedi dentro, che dalla porta della stanza sta entrando lo spirito che lui di solito la mattina sceglie, e questo spirito è particolarmente corporeo, ha i colori, invece di essere verdognolo trasparente è vero, cioè è una persona, ha preso corporeità e sta entrando lentamente nella porta, dalla porta. Che cosa stai cercando di fare? Aiutami a combattere questa stronza. Non c'è niente da combattere qui. È soltanto una povera... una povera vittima. Non c'è onore in questo. Non c'è onore nel salvare la gente. Non c'è onore nello sconfiggere una morta. Dammi qualcosa da uccidere. Cos'è questa roba? Allora, se no, forzami a farlo, dai. Non hai le palle per farlo. Stai ispirando lo stesso. Mi permetti? Tu non mi permetti proprio un cazzo di niente, cucciolo. L'ascia è diventata un bastone, tra l'altro. Non è più un'ascia. Ok. Ok, quel cosa che okay. L'ascia. Senti che non si trasforma. Cioè, è solo un bastone. Tra l'altro fragile. Beh, che cosa vuoi? Non ho bisogno del tuo potere. Lo uso solo perché è necessario. Lo sai che senza di me non sei niente. Tu senza di me non sei niente. Non saresti neanche qua. Io ero qualcosa che tu non sarai mai. E io ti permetto di diventare qualcosa che tu non potrai mai essere. Quindi sii rispettoso, cucciolo. Tu mi stai dando una sfida che io non ho voglia di affrontare, perché non vale niente. Dimostrami che non vale qualcosa, allora. Allora, come te lo posso dimostrare? Dire io. Vuoi una sfida? Sono qua. Tira iniziativa. Già vedete i miei soliti tiri di iniziativa. Dai, sei in media. Allora, noti che lui fa per tirarti un pugno, ma tu hai l'iniziativa, vai. E gli tiro una bastonata. Una bastonata te... Vai, con l'ascia bastone. E usa lo stesso bonus a colpire la bacceria. Sì, ma non fai quel danno lì, eri solo colpito. Sì, non ha danno, devi solo colpire. Allora, okay. Vedi che il tuo bastone
nel passargli attraverso, perché lui quando lo colpisci in realtà gli passi attraverso, perché non è corporeo davvero. Però vedi che lui indietreggia, dice, vuoi raggiungermi nell'altro mondo? Va bene, allora ti accontento. Ti tira una manata veramente fortissima. Senti il pugno, che non senti la texture del pugno, non senti le ossa delle sue nocche che ti si conficcano nella carne, e senti solo una spinta fortissima sulla faccia. Pam! Voli indietro contro il muro, sbatti con la schiena contro il muro, perdi il fiato, però sei ancora in piedi, tocca a te. Aspetta, sono a distanza, lo carico. Io quando sento questa cosa qui, entro dentro e cerco di far qualcosa, mi metto vicino a lui, vicino a Thorfinn. Ok, sta Thorfinn quando entri? Non so. Lui è mio! Un altro colpo che lo scompone l'ectoplasma dello spettro, e vedi ancora lui che indietreggia colpito. Ah, allora ce l'hai le palle, bravo cucciolo. E lei? E se me la prendessi con lei? Quanto hai di classe armatura alla sprovvista? Io? Cazzo. Un attimo. Salvaste le villaggiatezza dalla tua persona. No, aspetta, c'è qualcosa che ha contato che non ci deve 14 o 15, Deb. Sì, sì, sarà 14. Sì, ok. Perché non me le cose? Non me le cose. Corporeo, effettivamente, quindi ti colpisce fuori, ti nega l'armatura. Quindi 10. Ok, t'ha preso. Perfetto, vai. Non fai neanche in tempo ad accorgerti che cosa sta succedendo. Nel senso, vedi questo uomo enorme rispetto a Thorfinn. È statuario, è veramente un guerriero di dimensioni, cioè già Thorfinn è grosso, ma questo qua è troppo più grosso, cioè sarà alto forse 2,5 metri. Ha questo elmo terribile, nel senso che non è tanto che ritragga qualcosa, ma è di un ferro battuto in maniera grossolana. Con tutti dei buchi davanti, un elmo pentolare di quelli grezzi che incute un timore ancestrale, degli spallacci fatti d'ossa, il petto è nudo, ma sai che quei muscoli sono come armatura. Nel momento in cui si gira verso di te, alza il pugno per colpirti, e vedi che la sua mano è fatta per uccidere, le sue nocche sono prominenti, i suoi muscoli sono tesi per uccidere, e ti dà un colpo fortissimo e voli contro il muro all'indietro. Ti spezza anche te il fiato, però sei ancora in piedi. E sta a Thorfinn. Però hai appena fatto un errore. Gli dai un colpo sulla schiena e vedi che lui si piega su un ginocchio. Perché l'ectoplasma non si scompone più, ma è come se l'avessi colpito proprio nella sua intima natura. Va per terra, si piega su un ginocchio, sputa sangue. È un sangue che quando cola per terra evapora. Ah, va bene, cucciolo. Allora fammi vedere qual è questa sfida che vuoi farmi affrontare. Vedi che si rialza, però non sembra più aggressivo. Lo sparo dentro, okay. Helga. E nel mentre dico, scusami Ygritte, non dovevi assistere. Invece ho visto. Vedi il campione che si rialza, annuisce a entrambi. Tienila d'occhio, cucciolo. E
comincia a camminare verso Helga. Stende la mano, la tocca sul viso e vedi che la sua energia entra nel corpo della ragazza. Fammi un tiro volontà. Ma perché mi tiri su? Vabbè. Boh, dai. Senti uno Mirto, mi dai di infinare? Mirto? Mi dai un saving finale? Devo di essere da tutt'altra parte. Bene. Senti un contraccolpo psichico che ti colpisce. Senti che all'interno del corpo di Helga c'è ancora un frammento, qualcosa che deve essere estirpato, ma non riesci, perché la tua anima, quella propaggine della tua coscienza rappresentata dal campione non è abbastanza. Senti di non avere una presa abbastanza salda. Cosa fai? No, lascia stare la meccanica. Dimmi cosa fai. Ok, chiederei aiuto anche agli altri quattro spiriti. Ok, all'interno della stanza compare il tizio dagli occhi sigillati. Che cos'è questa pagliacciata, per favore? Mi hai chiamato per salvare la tua donzella? Sei sicuro? Oggi voi spiriti avete voglia, no, di lamentare? No, è che di solito semplicemente non ne abbiamo voglia. Perché quello che fai, dopo tutto, non ci interessa. La nostra esistenza è qui e altrove. Ma questo, come sei caduto in basso, cucciolo. Ti chiamano tutti nello stesso modo. Perché? Non lo sto chiedendo anche io effettivamente. Che cazzo è questo cucciolo? Ah, vedrai, cucciolo, vedrai. Quindi, vuoi che faccio questa cosa? Cosa mi dai in cambio? Un po' d'ora d'aria. Dai, avanti, dammi un po' d'ora d'aria. Va bene. Bravo, cucciolo. Fammi fare questa cosa che quel barbaro non è in grado. Vedi che si avvicina. Tra l'altro, e sembra che ci veda. Cioè, in realtà, non ha problemi ad andare in giro. Anche se ha gli occhi sigillati. Tocca anche lei, anche lui, Helga. Entra e tira di nuovo volontà. Io so già come ne pentirò, d'accordo. Ok. Improvvisamente sei all'interno della mente di Helga. Te ne accorgi perché senti la sua anima molto vicina e tutto intorno è tutto fiamme e c'è Helga davanti lì, completamente nuda, e davanti a lei ci sono il campione e l'arcimago. La guardano. Dietro di lei c'è una figura sottile fatta di fumo nero che le tiene le spalle con artigli arcigni. E vedi che gli artigli gli stanno facendo sanguinare la pelle. E tutto intorno è tutto fuoco. E tu sei lì, insomma. Cosa fai? Mi avvicino ai miei altri due spiriti e gli dico... Che dite, ragazzoni? No, sembra una sfida questa? Non è questione di sfida. Quel coso la tiene in ostaggio. Se proviamo ad avvicinarci la uccide. Vedi che il coso nero non sta parlando, eh. Sono loro che sembrano aver perso tutta quella... tutta quella esplosiva boria che avevano con te. Sembrano semplicemente molto calmi. Devi dargli qualcosa in cambio, secondo me, dice l'arcimago. No, che cosa in cambio? Questo chissà cosa vuole. L'arcampione. Sentiamo, cosa vuole. Non dice niente, non parla.
E gli tendo la mano. Fa il coso nero. Vedi sì. Che inclina la testa. Sembra che non si aspettasse un gesto del genere. Mi avvicino piano piano. Iniziativa. Le battaglie di Thor fino oggi. Allora, Ygritte, Vainamoinen, Corrigan, sì. Tirate volontà. Quanto io i tiri di merda faccio, eh? Manca Vaina, che si è sconnesso da Roll20. Ah, sì. Thorfinn, intanto a te, quando vedi una scena che è molto... Ah, come se fosse il rallentatore. Lo spettro nero sembra staccare gli artigli da Helga e cominciare a caricarti con l'artiglio proteso in avanti. Tu ti guardi, non hai armi per combatterlo. Stringi il pugno e la tua ascia compare tra le tue mani e capisci che quella realtà non è vera. È come un sogno lucido nella mente di qualcun altro. Però capisci anche che tutto ciò che succede lì dentro si ripercuoterà fuori. Quindi sai, morire qui vuol dire morire fuori. E il tuo primo pensiero vai ai tuoi amici, e sarebbe bello averli lì con te a combattere, perché sai che quello che stai vedendo non è un avversario normale, è un avversario temibile. Sarebbe figo se potessi incanalare gli spiriti dei miei amici. Infatti, dentro. Cosa sta succedendo? Ho bisogno vai in... era chiaro, perché sennò noi stavamo qui a girarci i pollici per tre ore altrimenti. Allora, volontà hai detto? No, niente, no, conti soltanto Daisy dall'inizio, flat footed dall'inizio della partita, niente di che. Tirate iniziativa tutti quanti. Ok, cosa stiamo bevendo la birra e raccontandolo siete, gli altri. Siete lì, in quel momento in cui state parlando di tutt'altro, sbattete gli occhi, tirate un respiro e sentite il calore delle fiamme che vi entra nelle narici. È come se aveste un moto di panico, perché dice sta bruciando qualcosa. E invece vi ritrovate in questa arena di fuoco con i due spiriti di Thorfinn, che sono visibili chiaramente, e questo spettro nero che sta cercando di ucciderlo. Però sì, Thorfinn. Uccidere Thorfinn? Voi siete perfettamente reali, corporei, con tutte le vostre abilità e il vostro equipaggiamento, e siete pronti alla battaglia. Ma come se avessimo sbattuto le palpebre, sì. E all'improvviso eravamo dall'altra parte. Anche voi capite che questo è una dimensione onirica. E però sì, io sono ero tipo con il mano, c'ho ancora la mano così io. E c'ho la boccata di birra, sì, è venuto anch'io. È venuto, no, hai mano la bacchetta del tamburo. Sì. Ah, si è trasformato, il boccale, sì. Di birra che avevo in mano è diventata la bacchetta. Thorfinn, dove cavolo ci hai fatto finire nelle tue beche? Che cavolo sta succedendo, Thorfinn? Attivo l'abilità di sorpresa parte l'ira. Io per l'iniziativa avevo preso. Potrebbe essere stato chiunque, potrebbe essere stato il demone. No, io, va bene. No, è palese che sei stato sicuramente tu.
ho dato il permesso per chiamarmi a tua volontà, dove cavolo ti vuoi, cavolo ti pare. Ah, ok, allora, successo. Hai idea di quello che ho affrontato finora? Entro anch'io in ira. Non puoi capire che cazzo ho affrontato. Ho affrontato i miei figli, ho affrontato. Ma un attimo, raga, mi sono tipo cancellata la scheda. Un adesso prima riempio di mazzate quell'ombra nera e poi riempio di mazzate anche te. E carico. Torfi. Così. Io faccio 21 di iniziativa. L'ho tirata a mano perché ho usato anche il bonus di Natural Divination. Mi mettete anche il mio token, please? Sì. Ah, ecco, mi sarà impappinato tutto. Scusate. Allora. Ah, vabbè, con calma. È tipo sì, un Mindscape, siamo finiti sostanzialmente, giusto? Sì, sì, sì. Che figo, tra l'altro, funziona perfettamente così meccanicamente. Questo è Create Greater Mindscape. è come se Thorfinn l'avesse castato in maniera spontanea. Allora, ok, è velato o meno? Cioè, quindi no. Sapete che siete un sogno? No. Quindi non è velato. L'uscita sì. È la porta dell'arena, tipo. Ovviamente uscire sarà. No, ma capite anche che ha delle ripercussioni nella realtà. E anche Handful. Ok, chiaro. Ok, ragazzi, nessuno che sa toccare il proprio tocco quando ero l'iniziativa, però, eh. No, io non l'ho fatto sto giro perché non avevo. Cioè. Dovevo aggiungere. Allora, scusate, ragazzi, ho sbagliato. Non ho cliccato. A me mi si sta andando in pappa le schede. Un attimo. Fatto casino. Allora. Ci fosse un'ombra da mettere dentro come token, cazzo. Questo però è. Shadow? 21. Ma non c'è un cazzo. Scrivi Shadow. Fai un quadrato nero. Ma è scritto Demone, Demon. Ho messo Specter, no? Credo. Ho già o Shade. Vabbè. No, ti faccio un token a mano, così. Ah, trovato. Più bello il mio. Ah, perfetto. Perfetto, sì. Quindi siamo in questa arena illuminata dalle fiamme. Pronti sì, a picchiare gente a caso. Dai, almeno conoscete i miei due spiriti. Siamo senza Demara? Ah, okay. Non c'è. Okay. Allora levo il buff di Demara. Forte troia. Tranquillo, c'è un motivo per cui ci abbiamo lo spirito. Avete tutte e due i buff. Sì, sì, sì. Lo spirito del campo. Abbiamo anche. Ci va sì, però. Aspetta un attimo. C'hai mol più due ai danni, Ai danni delle aeree. Specificamente, comunque, avete sì, tutti, vabbè, tutti i buff di tutti dei due spiriti. Ah, ma quindi quello lì è l'arcimago. Per favore. sì. Come non l'avevo. Era palese, Rob, dai. Io credevo che fosse tipo il progenitore di questi miei spiriti, ma non. Ma Rob, dai, cazzo. Te l'ha praticamente detto. Ma cazzo, io immaginavo di ruolarmi l'arcimago come era il mio arcimago. Che senso? Cioè, quindi una sorta di gentleman, non un cazzo di uno senza occhi. Ma a te fa quell'effetto lì? Okay. Che fatto? Vabbè, dopo ti spiego comunque. Va benissimo. Ok. Tocca. Aspetta che non ho tirato lui. Io regà, non ho toccato il token, non mi vedo nell'iniziativa. Scusa. Allora aspetta. Mi è toccato di nuovo, era ora di un'iniziativa. E poi teniamo quella di prima. Vai, 4.
12.03. Tanto non cambia niente, era comunque dopo. 120 non mi sembra però corretto, eh. Vabbè, dai, ha tirato bene. Ok. Vai, no. Tocca a te. Ah, però tu sei sorpreso perché hai fallito volontà. Quindi non agisci questo turno. Quindi no? Non agisco? Vabbè, sti cazzi. Tu sei preso alla sprovvista della sensazione, cioè sbatti le palle. Sto finendo di scolarmi la birra, giustamente. Che cazzo è successo? Vaffanculo. Merde, ma che cazzo? Esatto. Ah, Thorfinn, tocca a te. Ragazzi, io la chiamo. Guardate il critico. È incorporea, è immune ai critici, quindi... Incorporei sono immuni ai critici. Mannaggina. Thorfinn non lo sapeva, ma adesso lo critico comunque. Passa. Che schifo, ho rollato il minimo. Passa in mezzo. Passa in mezzo al corpo dell'avversario. Praticamente non facendo alcun danno. Vedi che questo volto deformato da questo sorriso. Anche questo, vedi che all'interno. Allora, l'ombra è completamente nera, ma all'interno degli occhi e del sorriso è viola accesa. Quelle fiamme che già avete visto da qualche parte. Ma l'ascia è magica, infatti, metà danno in corpore. Sì, lo so. 50%. Ah, cavolo! E poi sale pure un piccolo spirito di che è un'altra mazzata. Come 17? Davvero, non serve l'arma magica. 17? Ma è impossibile, mi ha messo anche quello ai danni. Perché segna come danno. Vabbè, d'arma. Ha fatto 4 più 2 di carisma, no? 6 danni. Allora, vedete che qui, dalle pareti di fuoco dell'arena, parte una silhouette che corre all'impazzata e si butta contro l'ombra, esplodendo in un turbine di fiamme. Ok? Corrigan. Ho già detto. Prima riempio di mazzate per l'ombra e poi riempio di mazzate anche te, carica. Con tutti i buff del caso. Lo slam lo fai anche in carica? Non specifica quando lo fai l'azione. Presumo che sia prescelta quando fai l'attacco. Preso. 17 al tiro per colpire. Quindi i danni sono un di 10 più 14. Randellino magico. Io, tra l'altro, è la prima volta che si vede una cosa del genere. Io ho preso il tratto razziale, okay. Cacciatore di ombre. Mette a danno anche fuori. Sì, che fa danno all'incorpore anche con le armi non magiche. Beh, la mia è magica, però scenicamente non so se può avere qualche correlazione con quest'ombra. Non ci ho pensato. Allora, il tuo bastone ferrato che ti serve sia per suonare che per suonare la testa agli avversari devia un pochino nel momento in cui cala mortalmente contro la sua testa. Vedi che l'ombra si dissipa quando ci passa attraverso la mazza, ma bam, colpisce qualcosa che c'è dentro. E vedi che l'ombra scuote la testa come se gli avessi fatto davvero male. Bello, sì. Un'altra figura infuocata corre fuori dalla barriera dell'arena e si schianta contro l'ombra. Spero solo che tenga la colla. Poi guardo negli occhi Thorfinn una volta che ho finito la carica. Che emozione vedo, Rob? Vedo paura, vedo arrabbiatura. Cosa c'è? Nei miei occhi attualmente c'è più calma, perché sono in mezzo ai miei spiriti e ci siete voi. Ok. Un sguardo serio, più che altro. Allora, quando lo vedo lo sguardo serio di Thorfinn, invece che, cioè, dopo che ho urlato e fatto sta carica, mi metto tipo spalla contro spalla accanto a lui per combattere insieme. Ok, guadagnate bello, il bello. Talento teamwork outflank in questo caso.
E quindi che dà gli stessi effetti anche a ai grit se lo usa. Ok, praticamente abbiamo fatto il fiancheggiamento di ruolo. Sarebbe sì, nel quello senso che loro due adesso contano come avere il talento outflank, quello che hai tu anche. Ok, grande fiancheggiatore. Ah, vabbè. Aspetta, vuoi dire quello che fiancheggi dalla stessa posizione? Ah, pack flank. Ok, pack allora flanking. È pack flanking. Sì. Ce l'ho tanto. No, cioè, no, penso nel senso che però lo uso, loro ma... funzionano, nel senso se tu ti metti qua funzioni. Loro funzionano. Vabbè, io adesso starebbe a me, no? Ok. Sì. Allora, io prendo l'arma, quella lì che mi avevate dato Fascia, l'altra volta, okay. Quella magica, si era detto che era... sì. E vedrai, le altre non sono magiche. E niente, a questo punto carico, mi fermo qua. E niente, ti faccio i danni dell'attacco. Perché è lì, esatto, mettiti vieni qua. Vieni accanto a noi. I grit, ci mettiamo tutti spalla contro spalla, abbiamo tutti insieme il pack flanking. Cazzo, te l'ha dato apposta il master per fare sta cosa. Boh, mi viene vicino uguale, cioè nel senso. Va bene, vai. Aspetta, carica, cavoli, grazie, ho messo tutto. Due secondi. Manchi solo tu. Sì, vabbè, tanto caricherà anche lui. Allora. Scusa, ci metto sempre un po'. Ci siamo, eccolo qua. Però è 18 al tiro per colpire e 19 ai danni, credo. Sì. Sì, perché non è contato il magico, quindi. Ok, wow, un altro colpo d'ascia. Vedi che qualcosa gli hai fatto, però l'ombra si ricompone. E sta a lui. Ok. Vai. Il lupo. Qua. E qui è... Dunque. Attacco. Questo non è magico, te lo dico, quindi... 18 ah, più 4. E non gli puoi fare niente. Non è magico, no. Allora no. Lo so, è okay. Il lupo che ne sa, poverino. Tecnicamente, fra l'altro, è bellissimo. Siamo uno a fianco all'altro, spalla contro spalla, armi all'unisono e gli spiriti partono da di noi. Tra l'altro non... anche da te che dal lupo. Non c'ho zanna devi magica, fare mi attacca qualche cazzo. Sì. Schianto? Ok, questo del lupo sempre col più 4 e il mio è senza il più 4 preso con entrambi. Vabbè, sì, ok. Ok, vedete sempre le figure di fuoco che corrono fuori ciao. Che corrono fuori dalla barriera infuocata e si schiantano contro l'ombra. Vedete Helga dietro che sembra riscuotersi. Vedete che comincia a ansimare e vedete che si guarda e dal suo corpo si aprono le ferite che avete inflitto all'ombra. Prima sulla sua testa comincia a sanguinare, poi il colpo d'ascia sulla spalla, poi un ematoma sul fianco della faccia e vedete l'ombra che... comincia a ridere e la materia di cui è fatta comincia a rinsaltarsi. Tocca a Vainamoinen, anzi no, aspetta, deve fare un attacco. Quanto hai di CA Corrigan? Al momento bella, t'ha preso 14 da tra carica. Attacca a contatto. Ah, è vero, è anche tanto. Contatto. Sì, in quel po'. Ah, è a contatto? Ti fa 3 danni allora, la forza. A 10. Cristo santo. No. Cazzo di ombre. Thor.
Lo sai quanto c'ho a tocco? Torfi, quanto hai di 8. Tocco? Tocco? Ok, t'ha preso. 10. Ti fa 2 danni alla forza. T'ha preso. 5 danni alla forza da grit. Sti cazzi, danni a forza sempre massa. Ecco, mo, se qualcuno me li segna mi fa un grosso favore. Vai la Moinen. Vedete che ha fatto, ha alzato il braccio e ha fatto un cleave con l'artiglio. Fantastico. Sì. Quando vi è passato attraverso avete sentito le vostre forze venire meno. Allora. Lancio il mio nuovo e simpaticissimo Bravo. Incantesimo che è strappo d'ombra, visto che è un'ombra, e poi mi avvicino e la tocco piano, che ci arrivo giusto giusto con la distanza. Viene accanto? Allora, tanto te non cambio. Che... Ah, me non... allora, aspetta, dov'è? Perché ce l'ho qui. Cosa fa il tuo incantesimo? Ma vaffan... Vabbè, l'hai presa lo stesso, voglio dire. Ho sì, capito, l'hai presa lo stesso. Il tiro per colpire. Allora, ti rendi conto che... Sì, perché strappo d'ombra, in realtà tu prima, fino adesso non lo conoscevi. Ti viene una... È come se lo imparassi qui. Ok. Sì, no, cioè, nel senso... Non esiste Mirto, gliel'ho dato io. Perché non mi fa segnare i danni sulla cosa? Sulla scheda di grit. Eccolo, lo sto a segnare io. Vabbè. Comunque vedete che Vainamoinen si avvicina e a ogni passo sforzato che fa per arrivare dall'ombra è come se lasciasse una scia nera dietro i suoi passi. E dall'ombra che viene proiettata dal fuoco che avete intorno, vedete la sua stessa ombra che arranca per terra insieme a lui, piano piano si alza come se fosse corporea, e insieme alla sua mano, su cui si estendono adesso degli artigli fatti di oscurità, afferra la materia stessa con cui è fatta l'ombra e la strappa violentemente, aprendogli una ferita evidentemente reale. E vedete questo icore viola che comincia a fluire fuori dalla ferita dell'ombra, che si guarda in maniera esterrefatta perché non pensava che qualcuno potesse ferirla in maniera così evidente. Al che grido... pensate a Helga che ha... Questo tirate perception tutti quanti. Scherzi. Inviti a nozze. Allora, percezione. Ehi, sono orbo, ma c'ho tipo 15 decimi sull'occhio. All'interno della creatura sembra che ci sia una scheggia. Porca troia. È sospesa all'interno. Adesso è possibile provare a esatto, colpirla. Adesso la creatura non è più incorporea. Ecco, conta come non fosse più incorporea, perché voi vedete colpire quello che è corporeo. Ha solo più classe armatura, ovviamente. Torf, okay. Sì. Stavo pensando se fargli l'attacco di schianto, ma no, non glielo faccio, perché ho paura di ferire ancora Helga. Quindi vai Torfin. Anche perché tanto non c'ho la registrazione, quindi batte il cazzo. Ho meno 2 per via del fatto che non ho più la forza necessaria per la Bachelin Arts, ma ho più 2 dell'outflank, quindi colpisco normalmente. Madonna. Wow. Brada bram. Oh,
colpisci la scheggia in pieno pieno. Si spacca in due, va a finire per terra e vedi quella sostanza bituminosa che comincia a ribollire e tornate nei vostri corpi. Io lascio cadere il bicchiere della birra sul tavolo, tipo a metà della frase, mi alzo in piedi e faccio: scusate, credo che dobbiamo andare. Sì, decisamente. Ti raggiungo. Continuazione. E corro verso la prigione. Anch'io. Io sono lì. Ok. Cosa vedo ora? Aspetta. Siete tornati alla realtà. Quel fuoco, quell'odore di fiamme che bruciavano forti, vi è rimasto nella testa, vi è rimasto nel naso. Era un sogno vividissimo. Ygritte, vedi Thorfinn con la mano protesa sul volto di Helga, che riapre gli occhi lentamente. E vedi i suoi due spiriti che fluiscono fuori dalle narici, dalla bocca e dagli occhi della ragazza e vanno a incanalarsi dentro il bastone marcio che c'è a terra, che si ritrasforma nell'ascia solita di Thorfinn. Vedi che dal naso della ragazza cola questa sostanza bituminosa delle schegge e cola a terra e comincia a solidificarsi e a diventare dorata. Helga però non sembra riprendersi. Sì. E porca provo puttana. Non so, provo a infonderle un po' di energia. Ti avvicini. Thorfinn si stende a terra del tipo distrutto. Posi la mano tatuata sul volto di Helga. Senti che il tatuaggio reagisce. Forse c'è ancora qualcosa dentro di lei che il tuo tatuaggio non riesce a trovare, non riesce ad afferrare. Perché la scheggia è a terra, ma qualcosa è ancora rimasto lì. Non riesco a capire cos'è. Ha ancora gli occhi pesti neri. Non so bene cosa fare, ma vorrei provare a forzare la cosa, cioè a fare di più. Andrei, utilizzando anche la mia magia. Sono quasi 2:10. Se la scena è ancora lunga, no, deve finire. No, è così. O se è corta, vogliamo finire? Sì, finiamo. Ok, va. Senti il calore della ragazza a contatto con la tua mano. Senti che qualcosa lo sta raffreddando. È l'ultimo colpo di coda di qualche cosa che ha dentro. Ma è qualcosa che ti sembra un misto. Qualcosa che aveva il potere all'interno, che gli dava il potere, che veniva dato dalla scheggia che siete riusciti a tirare fuori, ma che ancora ha influenza su di lei. Dopo qualche secondo, dopo circa un minuto che sei lì, che cerchi di incanalare la tua energia in qualche modo, accentando concentrata verso di lei, Vainamoinen e Corrigan arrivano di corsa. In questo minuto, visto che c'è tempo, Thorfinn prova a fare una cosa mai fatta. Prendere l'ascia, appoggiargliela addosso e attivare finalmente per la mia prima volta la cult skin unlock. Che cosa? Quale? Ok. È tipo augurio. Che cazzo devo fare? No, augurio non è. No, cioè, tira heal. Tira heal. Non quello che. Tira guarire. Effetto desiderato.
Fate healing. Guarire. Heal. Tanto. Beh, dai. Questo. Ricordati che c'è il meno uno perché c'hai due danni a saggezza. Yep, lo so. Ok. 15. Appena tocchi la fronte di Eliga, vedi che lei apre gli occhi, ma non risponde, ti guarda, gira gli occhi, non parla, sembra terrorizzata. Senti che il tuo tocco sta sospendendo l'afflizione che qualcuno le sta infliggendo, che però non riesci ovviamente a toglierla. Sai che il tuo contatto va mantenuto in quel modo, perché senti che la tua ascia sta fungendo da conduttore tra te e lei e sta trattenendo l'afflizione come se stessi tenendo con le mani qualcuno che vuole scappare. Corrigan e Vainamoin, cosa fate? Dunque, tento una prova di guarire o un qualsiasi altra cosa, ma penso che sia guarire, per cercare di capire come stanno loro, più o meno lo so, nel senso l'ho visto, e più che altro ti accorgi che le ferite ci sono anche sul suo corpo, non stanno sanguinando ma ci sono. Ok, vedo che c'è Thorfinn che sta imponendo la lascia sulla sua fronte, giusto? Di taglio. Ok, semplicemente li vado accanto, li metto le mani sulle spalle, vedo che si sta concentrando, mi avvicino all'orecchio di Thorfinn e lì canticchio una cosa che forse lo ricorderà, che gli ha canticchiato quando era in quel momento di intelligenza 1 durante la Nina Nanna, e gli faccio una idea. Okay. Nada, semplicemente sulla sua prova di guarire. Io faccio un cura ferite. Ok, allora su nel Elga. Momento in cui cominci a lanciare l'incantesimo, vedi che la tua ombra diventa inquieta. Lasciami provare. Sentite anche voi la voce dell'ombra che parla. Fidati di me, lasciami provare. Prova. Lasci andare la tua coscienza. Lasci andare. Sì. L'ombra. Quell'intimo. Sì. Quell'ultimo intimo lucchetto che hai sempre mantenuto chiuso per fare in modo che l'ombra non ti scappasse dai piedi. Perché tu avevi questa sensazione. Pensavi che l'ombra ti scappasse. Che potessi rilasciare sul mondo un'indicibile tragedia, lasciando un'ombra senza proprietario. E in quel momento quel lucchetto si apre e voi tutti vedete l'ombra di Vainamoin che si spande come inchiostro per la stanza, inonda tutto il pavimento di quella luce grigia che tappa la luce del sole, che impedisce ai raggi del sole di penetrare, pur lasciandovi vedere ciò che guardate. Vedete la mano di Vainamoinen mentre lancia l'incantesimo di cura che diventa nera d'ombra, e quando la tocca gli artigli si infilano all'interno del naso della ragazza e tirano, e vedete quest'ultimo frammento d'ombra che viene strappato via con un solo movimento, per te assolutamente involontario, che ti sembra guidato dall'ombra stessa. Tocchi il tuo bastone e quel frammento d'ombra viene intrappolato all'interno dei disegni del bastone. E improvvisamente Helga si sveglia. E i suoi occhi, che erano pesti e neri, tornano belli e azzurri come prima. E qui ci interrompiamo. Bentornata tra noi. E ora qualcosa di veramente forte. Bene. Spero che vi sia piaciuta.
Ciao, aspetta, la telecamera è lì. Ciao. Ci vediamo la prossima volta. Bene. Ciao ciao. Ciao, ciao Lino. Ciao, ciao Lino, in realtà. Ciao Lino. Ciao Lino.